Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Abbassi un pochino. E benvenuti. Questo è il terzo appuntamento della rassegna di cultura economica dell'IRSE. Quest'anno, su questo tema che ben eh, vi abbiamo descritto negli scorsi due appuntamenti sul ripensare il capitalismo. E abbiamo parlato la scorsa volta di eh, disuguaglianza di genere in relazione al capitalismo, oggi l'argomento è quello della transizione ecologica, della transizione verso la sostenibilità ecologica, forse non un argomento così sganciato nemmeno da quello della volta precedente. E, mh, ringrazio il professor Giulio Melinato che ormai avete conosciuto le volte scorse e anche lo scorso anno e saluto e do il benvenuto al, al nostro relatore di oggi, Marco Moro, che è direttore editoriale di Edizioni Ambiente e eh, di eh, Materia Rinnovabile, quindi si occupa di eh, sostenibilità in ambito editoriale e, e lascio quindi direttamente a voi la parola. Quello lì funziona? Sì, perfetto. Allora, grazie a tutti e ovviamente grazie alla dottoressa Boscariola, all'IRSE e altre cose. Oggi è l'ultimo appuntamento e quindi è anche un po' doveroso fare un, un bilancio e riconoscere i meriti alla fin fine. E I meriti sono chiaramente tutti del, dell'IRSE. Io qui ho fatto veramente poco, se non insomma, raccogliere e ricucire Alcune, alcune trame che erano già pronte, erano già state elaborate da, da loro. E parlarvene eh, in maniera il più semplice possibile, come è capitato in queste, in queste occasioni. Grazie soprattutto a voi di aver partecipato, di essere venuti, di esserci stati, vicini, di aver seguito. E, transizione ecologica è complicato l'argomento e lo lascio poi all'esperto. Sostenibilità. Secondo me addirittura più complicato. E a questo punto, eh, insomma, comincio anche a, a sporcarmi le mani e a parlarvene. Sostenibilità è complicato anche in termini storici, lo vedremo perché nel corso del tempo è cambiato il concetto, è cambiata la sua applicazione, sono cambiati gli ambiti a cui eh, è stato associato. Soprattutto nel corso del tempo ci si è accorti che il discorso sostenibilità non è mai un discorso eh, biunivoco, azione, reazione, meccanico, faccio qualcosa e misuro i suoi effetti. È un discorso complesso. Qualsiasi cosa succeda su questo pianeta in realtà influenza tutto il resto. E tutto il resto intendo non semplicemente eh, le rimanenti parti del pianeta. Ma come vediamo adesso, qualcosa che succede all'interno di un determinato ambito economico, sociale, politico, culturale, inevitabilmente influenza tutti gli altri. Più o meno indifferentemente rispetto a dove capita. Ok, basta vedere i, i nostri telegiornali, le nostre cose, insomma. Eh, certo, l'Ucraina è, è qua vicino, la Corea del Nord è tutta da quell'altra parte del pianeta, esattamente dall'altra parte del pianeta. Eppure la nostra realtà è talmente legata a quello che succede nel mar del Giappone settentrionale, figuriamoci già il nome, no? è super esotico: eh, che di fatto siamo lì, abbiamo bisogno di sapere, dobbiamo seguire, dobbiamo analizzare, dobbiamo conoscere. Per non parlare dell'Africa, per non parlare dell'America Latina, eccetera, perché prima o dopo sappiamo benissimo che eh, qualsiasi cosa succeda da qualsiasi parte del mondo, prima o dopo arriverà anche da noi, influenzerà direttamente le nostre, le nostre vite. Per cui a questo punto parlare di sostenibilità è eh, non tanto una questione di, eh, come si faceva una volta, ecco. Di accumulare informazioni, misurare il ghiaccio dei poli, il, il CO2 depositata nelle foreste, eccetera, e così come non è neanche tanto una questione ormai da, da super scienziati, calcolare il cambiamento nei secoli, misurare le cose, eccetera. E forse è esattamente il contrario. Abbiamo già tantissime di queste informazioni. Il problema è, uno, selezionarle, cioè capire quelle che effettivamente sono importanti per noi, e due, razionalizzarle. Cosa vuol dire? No? Effettivamente un grado di crescita in più, eh, due gradi di aumento della temperatura media in più, eh, eccetera. Anche perché le cose sono assolutamente collegate. Oggi piove. No? E, e quindi, eh, proprio il Corriere della Sera, adesso, nella sua edizione online, eh, titola Finalmente la Pioggia, no? eccoci. Eh, in, in realtà, i, i miei amici dall'altra parte dell'Atlantico eh, mi raccontano che in California quest'inverno è stato il più piovoso di sempre, mai vista tanta acqua, con problemi immensi: inondazioni. Eh, disastri naturali eh, eccetera quindi fondamentalmente se volessimo ragionare no, di, di clima eh, eccetera possiamo adottare le nostre misure siccità eh, poi in secca eccetera dobbiamo vedere a livello globale il fatto che fondamentalmente la pioggia è sempre quella il problema è che si concentra in certi anni in certi posti Piove molto di più in certi anni, in altri posti, qui da noi, non piove quasi per niente. E, e questo, ovviamente, essendo il secondo anno di seguito, ci crea enormi problemi. È sostenibile, chiaro che no, chiaro che ragionare di sostenibilità in questi termini è, è insomma, mio cugino agricoltore del Basso Veneto, ne, ne sa probabilmente anche più di me. Ma eh, il problema allora è costruire. Una cultura della sostenibilità, idee che non siano troppo complicate o troppo dense di dati perché sono incomprensibili, non siano neanche qualunquistiche, sia qualcosa di mezzo, sia qualcosa di potabile che ci faccia capire come ognuno di noi si può inserire dentro questo grande problema, in che maniera ognuno di noi può avere un ruolo, ma anche e soprattutto un punto di vista, una capacità di capire. Perché credo sia, e lo vedremo, la cosa un po' più complicata. Allora, adesso come al solito. Eccoci, adesso vado. No. Perfetto. Perfetto, così partiamo. Eccoci. Sì, ben fa niente. Comunque così si vede sicuramente bene. Eccolo. Allora. Prima di tutto, diciamo, semplifichiamo il concetto di, di, di sostenibilità. Questo è eh, un, un diagramma, tra l'altro, presente quasi dappertutto e ormai diventata cultura diffusa. Sostenibilità fondamentalmente ha tre elementi e sono quelli che abbiamo visto nei nostri tre incontri. La eh, sostenibilità sociale, eh, che è quella del welfare, la sostenibilità economica, e ne abbiamo parlato la volta scorsa, anche con il lavoro femminile, il ruolo eh, del mercato del lavoro, eccetera, e la sostenibilità ambientale, pioggia, sole. Eh. In realtà questi tre ambiti, queste tre sfere, si incontrano all'interno di una porzione relativamente piccola della loro area però è quella porzione piccola in verde che sta in mezzo che è la sostenibilità è inutile parlare di sostenibilità ambientale se eh, la gente ha fame perché chiaramente è la prima esigenza è mangiare è inutile parlare di sostenibilità ambientale ed economica se non c'è una sostenibilità sociale se la gente non vive eh, all'interno di uno Stato democratico che rispetta i loro diritti. Perché chiaramente i diritti ambientali eh, sono talmente collettivi che devono essere tutelati da un ente forte come lo Stato, devono, essere, devono avere un loro riconoscimento legislativo, altrimenti diventa facile evadere, diventa facile fare eh, qualcosa di, di scorretto e di sbagliato. Adesso mi alzo perché il discorso qui... Eh, potrebbe diventare complicato, spero di farlo semplice. La, eh, la logica di questo discorso è che in realtà gran parte dei problemi di sostenibilità derivano proprio dalle strutture del nostro mondo, non hanno a che fare con l'umanità in generale, ma derivano proprio dal mondo nel quale viviamo e eh, grazie al quale viviamo relativamente bene. In pratica, dal, dal Medioevo all'inizio della rivoluzione industriale, quasi tutto, eh, quasi ogni aspetto della vita materiale delle persone è migliorato. La popolazione è raddoppiata o triplicata, la produzione e quindi il valore dell'economia è aumentato da due a quattro volte, così come anche il cibo, in particolare i cereali, che sono più o meno il 50% dell'alimentazione, adesso all'epoca arrivavano anche il 60-70% dell'alimentazione totale, fibre tessili, produzione di ferro, produzione di energia, commercio, questo sì, è aumentato tanto già prima della rivoluzione industriale, da 6 a 12 volte. Cosa succede però da quando è iniziata l'industrializzazione? La popolazione è aumentata di 8 volte, tanto. Però guardate il resto, la produzione... Economica aumentata di 44 volte, cereali 14 volte, perché in realtà eh, una volta che si mangia, quello è, c'è cioè una rigidità, rigidità. fibre tessili 29 volte, però produzione di ferro 2000 volte, produzione di energia 280 volte, commercio internazionale 920 volte. Ecco al fondo del discorso della sostenibilità sta anche, que sta anche questa gigantesca accelerazione dello sviluppo umano negli ultimi tre secoli fondamentalmente, soprattutto dalla eh, rivoluzione industriale in avanti. Cioè è quello stesso stile di vita che abbiamo noi che ci consente un'età media straordinariamente più alta rispetto a prima, un, ma non soltanto una vita più lunga, anche una vita più agiata, calda d'inverno e, e agevole d'estate. Una, un accesso al cibo, alle risorse, come non si era mai visto nel, eh, nella storia dell'umanità. E tutto questo non in termini aggregati, soltanto perché la popolazione è più numerosa, ma anche pro capite. No? La produzione di cereali più o meno era cresciuta tanto quanto la popolazione nell'età preindustriale. È raddoppiata, soltanto raddoppiata, dopo. Ma in termini pro capite, la produzione di ferro è aumentata 260 volte. E non è soltanto... Il ferro che vediamo vuol dire il tondino che ci consente di costruire case più alte e più confortevoli e più sicure, vuol dire anche eh, tutto il metallo che abbiamo nelle vie di comunicazione, nelle infrastrutture, in altre cose, vuol dire una vita sicuramente migliore, produzione di energia 36 volte, commercio internazionale 120 volte, per ognuno di noi, per ogni essere umano del pianeta che quindi ha a disposizione un'enormità di eh, risorse in più. Ecco, il problema è come vengono prodotte queste risorse da una parte, come vengono gestiti gli scarti dall'altra. E questa è un primo, eh, una prima linea di eh, ragionamento. Chiaramente non possiamo approfondirla qui, ma la lascio, la lascio a voi. Cioè, è la nostra stessa vita confortevole. Che crea importanti stress nei confronti dell'ambiente. Non solo, tra l'altro importanti, mai visti prima. Ecco, eh, c'è una parola che dagli anni Ottanta viene utilizzata per gestire questa cosa, che si chiama Antropocene. Eh, io dirigo un centro interdipartimentale, si chiama proprio Antropocene 2.0. Se volete, dopo ve lo spiego, ma per adesso lascio perdere. Eh, cioè, il fatto che l'uomo, l'umanità, in particolare dalla rivoluzione industriale in avanti, ha talmente modificato gli equilibri del pianeta Terra, in pratica da aver costruito una nuova era geologica. Da aver cambiato i eh, rapporti tra i diversi elementi fondamentali del nostro pianeta, le Terre emerse. L'acqua, la circolazione dell'energia, la temperatura in maniera tale che, e questo i geologi l'hanno già detto: eh, negli strati superficiali delle rocce, da quando l'uomo ha cominciato a industrializzarsi, è cambiata la composizione delle rocce. No? E sono cambiate, e sta cambiando, noi come umanità, con la nostra attività, stiamo cambiando la superficie del pianeta. Non soltanto ecco, l'atmosfera, il buco dell'onzono e altre cose. Proprio il pianeta è diverso. Ed è diverso permanentemente. Una volta che cambiano le rocce, una volta che cambia eh, la, la crosta terrestre, è evidente che cambia una volta per sempre. Così come le altre grandi ere eh, geologiche. Prima della fondazione di Roma, il, eh, la, la mappa. No? in alto a sinistra, tutta Europa era una foresta, immensa, enorme, tutta verde. Via via il progresso, questa volta in termini storici, no? nel corso dei millenni, ha eh, trasformato l'Europa in quella che è adesso praticamente una realtà completamente urbanizzata, abitata. Completamente da umani, tranne alcune, alcuni piccoli appezzamenti, alcune piccole realtà verdi, le montagne, eh, i parchi naturali, alcuni posti per vari motivi disabitati: eh, E questo è in pratica eh, irreversibile. Non si può parlare di ritorno a come era prima. Cosa Significherebbe non soltanto cancellare gli europei, ma cancellare duemila anni di storia, ben prima della realtà industriale. Quindi di fatto il rapporto civiltà-ambiente, da quando l'umanità si è un po' organizzata, passata dalle tribù a eh, qualcosa di, di più organizzato come città-stato, stati regionali, eh, nazioni, in pratica lo sviluppo dell'umanità è sempre venuto utilizzando l'ambiente come grande riserva di risorse, materie prime. Non possiamo tornare indietro, possiamo però gestire quello che sarà da qua in avanti. Da qua in avanti però avremo altri problemi, non ci saranno soltanto questi, ci saranno anche altri problemi. Questa è la mappa della popolazione nel, eh, nel mondo. No? e tra l'altro in particolare la proiezione da qua al eh, 2050, se, eh, se ricordo bene. E la sproporzione è evidente, no? ci sono alcune parti del mondo che sono decisamente sottopopolate, alcune che sono destinate ad un'esplosione eh, quasi eh, insostenibile, punto, Il discorso della sostenibilità. È chiaro che eh, non, non ci può essere ecco, una eh, possibilità di redistribuzione interna di questa umanità all'interno delle singole aree. Va immaginata una redistribuzione in termini eh, intercontinentali. In realtà, tra l'altro, eh, capisco benissimo che la prima occhiata da come assolutamente sproporzionata la pressione demografica che c'è in Africa. La situazione peggiore però in termini proporzionali è quella del Centro America. In termini proporzionali la vera bomba demografica eh, non è ai confini dell'Europa, è ai confini del Messico e ai confini tra Messico e Stati Uniti. È là che quello che succederà nei prossimi anni deciderà. Non tanto quello che succederà, quello che verrà deciso come legittimo fare da, da noi. E, e questa è eh, tra l'altro la cosa più evidente, la cosa che si può vedere adesso. C'è oh, un'altra immagine del mondo di adesso che vi lascio anche immaginare: eh, che non è l'immagine della popolazione, è la distribuzione delle età. In Europa l'età media è oltre i 45 anni, in Nigeria l'età media è sotto i 18. Capite? E eh, per non parlare dopo anche di altre realtà e, e di altre cose. E società, economia e ambiente. È chiaro che questa immagine ci dà l'idea di eh, una prospettiva della sostenibilità che o mette insieme le tre cose oppure non funziona no? o eh, tutta questa nuova popolazione in America Meridionale Centrale in Africa e in eh, Indonesia l'altra grande eh, l'altra grande area di crisi eh, o trova un equilibrio economico perché chiaramente eh, nessuno decide volontariamente di morire di fame. Sociale, perché finché ci sono dittature, guerre civili, eccetera, si, non si può sistemare assolutamente niente. E quindi anche ambientale, ecologica, eh, la situazione non si stabilizza. Anzi, l'area di crisi si allarga, l'instabilità diventa sempre meno governabile e il... Le prospettive future sono, diciamo così, sempre più lontane dall'equilibrio e quindi sempre più insostenibili nel corso del tempo. Non sono cose che vi, eh, insomma, vi, vi racconto per la prima volta, sicuramente, semplicemente le mettiamo un po' in, in ordine. Queste sono le migrazioni internazionali mondiali. Eh? In termini di, di, di numeri, Quanti, quante persone migrano ecco, sul nostro pianeta. La cosa più importante però è da dove e verso dove migrano. E abbastanza sorprendentemente l'Europa non è che sia eh, l'Europa, la... è l'istogramma azzurro, non è che sia eh, la, eh, diciamo, la parte del mondo sulla quale viene esercitata la pressione maggiore, come magari di solito ci viene detto, eccetera. In realtà la pressione maggiore è questa, no? Ed è l'istogramma blu in Nord America, che di fatto storicamente accetta e gestisce più migranti rispetto ai nostri. L'Europa è in eh, grande vantaggio soltanto dal 2015, la costruzione del muro di Trump. No? che però storicamente è, è sicuramente una soluzione di breve periodo. Perché guardate nella parte sotto no? eh, trovate il, le aree di partenza. L'America Latina è l'istogramma arancione ed è il secondo a livello mondiale, però... Come abbiamo visto, estremamente concentrato. Ci sono soltanto due confini da attraversare e sono confini terrestri, uno può farla a piedi. L'altra grande realtà è l'istogramma giallo, che è l'Asia, enorme. L'Africa, in realtà, è l'istogramma eh, rosso. No? Quindi, in termini mondiali, quello che per noi è e quello che i telegiornali ci dicono essere una crisi irrisolvibile al di là delle cose. In realtà è la terza in ordine di importanza, perché le prime due al mondo sono quella latinoamericana e quella asiatica, i grandi movimenti. E magari non arriva fino, fino a noi, non arriva ai nostri telegiornali, perché insomma, guardate, per, per, io ho lavorato all'estero, continuo a leggere ogni giorno il Guardian, eccetera. I, i giornali italiani sono veramente alle volte imbarazzanti. Eh, I reportage che arrivano dall'Australia sono drammatici, perché veramente l'Australia ha una politica migratoria da, 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 da brividi. Loro deportano tutti i migranti in un'isola semideserta e li chiudono lì. Basta. E devono trovare il modo da soli di tornare a casa. Solo che il problema è che quest'isola è eh, sulla costa nord dell'Australia e questi devono ritornare in Vietnam, in Indonesia, cioè non passare il Mediterraneo con un barchino, devono passare l'Oceano Pacifico e li mollano lì. Arrangiatevi, eh, roba che è diritti umani, ma neanche, neanche per idee, neanche per sogni. No? Quindi la situazione, tra l'altro, è, come vi dicevo, più complicata anche del... Eh, Visto. Come mai non arriva da noi? Come mai ci sono anche degli studi come questo che hanno misurato, questo mi sembrava significativo, eh, la eh, capacità delle scuole, degli insegnanti di trattare problemi di sostenibilità globale? Ovviamente molti paesi non hanno risposto, però è interessante il fatto che all'interno dell'Unione Europea l'Italia sia il paese peggiore. Dico, da questo punto di vista, eh, cioè, trattare problemi come quelli che vi ho esposto a scuola, no? Beh, 50% non è proprio niente, c'è cioè, altra gente che sta peggio di noi fuori dall'Europa, però dentro Unione Europea, eh, e non a caso, siamo insieme con l'Ungheria, le solite robe, eh, eh, eccetera. Cioè, eh, e tra l'altro, non è, questo mi interessava di più, eh, non è tanto un... Uh, sondaggio tra i giovani no? perché magari i giovani magari per le loro strade greta thunberg le mobilitazioni eccetera magari qualcosa ne sanno di più il problema è i loro insegnanti no magari eh, c'è anche eh, mi è venuto il dubbio che magari i ragazzi ne sappiano più dei loro insegnanti no ne, a parte il fatto che come ne parlavamo prima ormai gente della nostra età il futuro vede l'ospizio insomma nel mio caso no mi sto già trovando il posticino tranquillo e via cioè il mio futuro è abbastanza sì 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 va bene d'accordo boh. ma insomma diciamo il mio futuro è più corto rispetto a quello dei miei, dei miei figli però eh, insomma, è evidente che eh, per trattare problemi così complicati e così ampi sia importante elaborare delle culture specifiche. E eh, tra l'altro con la dottoressa Zuzzi si parlava la settimana scorsa di eh, programmi dell'IRSE per il prossimo triennio. Questo potrebbe essere anche uno. No? Ragionare con gli insegnanti o con operatori scolastici o indifferente anche col pubblico di come, dove, quando, perché elaborare una cultura per questa sostenibilità. Tra l'altro sarebbe una buona cosa, eh, indirizzata al futuro, perché eh, raccogliere dati sul passato, come dicevo, ce ne sono già tanti, sicuramente sono disponibili un po' dappertutto, da Wikipedia in giù, però eh, il problema è cosa fare domani, dopodomani, eh, fra, fra dieci anni, anche perché alcune cose le sappiamo già, questo problema dell'inverno demografico italiano, del calo di nati nel 2022. È una faccenda chiusa, in realtà, ne parlano i giornali come se fosse qualcosa che, a cui si possa porre rimedio. Ma anche se improvvisamente eh, la fertilità dovesse ripartire da oggi in avanti, i, eh, il numero basso di nati nel 2022 resterà stabile. Ci sarà comunque, non è che possono nasc nascere oggi bambini che possono sostituire quelli del 2022. Quindi la coorte 2022 sarà comunque una coorte. E strutturalmente ridottissima e non possiamo farci niente. Possiamo però immaginare quale sarà il mondo quando questi del 2022 avranno 18 anni, nel 2040, no? quando in Italia ci saranno 400.000 diciottenni, perché quelli sono nati e quelli rimangono. Cosa faranno? Che tipo di... Possibilità di lavoro, di circuiti, di welfare e di altre cose. Applicare quello che ci siamo detti oggi no? e magari anche immaginare il futuro. Alcune parti del futuro sono già predestinate adesso. Sappiamo già chi, quanti andranno a scuola fra sei anni, quanti andranno in prima elementare, quanti andranno alle superiori quando, fra 14-15 anni e via di questo passo. E possiamo però ragionare in quel senso. Non sarà un'emergenza che ci porteremo dietro e risolveremo. Renderemo sostenibile la situazione difficile. Ecco il primo passaggio. Alcune cose le sappiamo già. Perché il passato determina in parte il futuro. Indifferente cosa faremo nel futuro, alcune cose sono già stabili e ce le porteremo dietro. Cominciamo a ragionare non in termini di, di, che ne so, di, di, di fantascienza e altre cose, ma in termini razionali. Con le risorse del 2022, come potremmo gestire il 2032, il 2042? Questo possiamo farlo, perché le risorse del 2022 sono stabili, ormai è chiuso, non possiamo farci niente. Dobbiamo però elaborare una cultura in grado di gestire queste cose non guardarci soltanto al passato, ma ragionare in termini ovviamente non fantasiosi, ma razionali, su un futuro che ormai è già certo. Questo, per esempio, c'è sicuramente bisogno di eh, diciamo, diffondere tra gli insegnanti una cultura della complessità, del presente, del futuro, della sostenibilità che non c'è. E se qualcuno non la fornisce, gli insegnanti sono già, non è che possiamo rimandarli in università possiamo convincerli che sia importante aggiornarsi anche su queste cose e su questo possiamo sicuramente ragionare. Questo è un piccolo esperimento che ho fatto su di me. C'è un sito, quello che vedete su in alto, che calcola l'impronta ecologica di ciascuno. No? Uno entra e fa un sondaggio. Io mi ritenevo una persona attenta. No? Non spengo l'acqua, non consumo troppo, spengo la, la ciabatta della televisione per evitare che rimanga il pallino rosso, eh, eccetera, e, è un po' da un po' di tempo che non accendo il riscaldamento, anche se a Milano ieri erano 6 gradi, eh, ieri mattina, per cui diciamo, ho fatto tutto molto rapidamente, eh, però ecco, no, no, a Milano non ho la macchina, prendo soltanto i mezzi pubblici, altre cose, eccetera, ho messo dentro tutte queste cose pensando di venire fuori un, insomma, cioè, Sostenibile. Il risultato è questo, mi ha sconvolto. Cioè, io il 2 aprile 2023 ho già consumato tutte le risorse che mi avrebbero reso sostenibile per il resto dell'anno, cioè dal 3 aprile 2023 in avanti, io consumo più risorse rispetto a quelle che il pianeta riesce a ricostituire. Se tutta l'umanità lasciatemelo dire, insomma, risparmiasse come risparmio io, perché sicuramente c'è gente che consuma di più. Eh, avremmo bisogno di quattro pianeti per eh, essere sostenibili e vi ripeto io mi ritenevo un virtuoso mi sono dovuto ricredere e quindi non so cosa farò perché ho risparmiare più di così non lo so eh, fatelo fatelo anche voi perché secondo me eh, ecco vedersi personalmente, dentro questa dimensione, è, è, è una sorpresa. Ovviamente tutto dopo il video sarà sul sito dell'IRSE, potete rivederlo con calma e, e via. Il fatto che non sia una questione semplice, secondo me, deriva anche da una eh, banale lineare cronologia proprio. Dei grandi avvenimenti internazionali dedicati alla sostenibilità. Tra l'altro, questa cronologia è abbastanza facilmente divisibile in due, eh, in due parti: no? una virtuosa di costruzione e una viziosa invece di stasi o di eh, insomma, diciamo difficoltà. E non è una storia per niente nuova, perché la, la prima conferenza eh, delle Nazioni Unine, Un Unite. L'uomo e il suo ambiente, una visione per la sopravvivenza, è del 1969, cioè praticamente più di 50 anni fa. No? E la, è di 40 anni fa, circa 38 anni fa, la conferenza di Vienna che per prima aveva introdotto delle norme per lo strato di ozono e siamo peggio che mai. No, quindi no, non è una questione di ieri, scoperta e via. Del 1987 è da una parte l'istituzione già prima, cioè il primo atto di una nuova istituzione del, dell'ONU, questa la Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo, che in inglese è WCD, è diretta dall'ex primo ministro svedese, norvegese, Brundtland, il nostro futuro comune, che è quella... Il rapporto Brundtland è quello che eh, definisce proprio la, il concetto di sostenibilità come lo, da quel momento in avanti, lo eh, ripetiamo anche noi, soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Ecco, Greta Thunberg dice, voi in tutti questi anni avete fatto esattamente l'opposto, no? avete consumato un fracasso di robe proprio a spese delle generazioni successive. Per cui la teoria c'è. Rio de Janeiro 92, eh, 30 anni fa, e quindi la dichiarazione di Rio de Janeiro che avrebbe dovuto rappresentare, diciamo così, la tappa definitiva. No? Eh, oltre 190 paesi, tutti eh, molto coinvolti, tutti che hanno dichiarato sì, ci siamo, faremo. Rispetteremo, saremo virtuosi, eccetera. Invece, da lì in avanti è andato tutto male. Completamente male. Protocollo di Kyoto, che in pratica ripete alcune cose di Rio. però anche lì non ha funzionato. Tra l'altro, a questo punto i paesi, soprattutto quelli più inquinanti, hanno capito che se firmano e dopo non fanno è peggio. E quindi, a questo punto, non hanno neanche firmato, non hanno neanche partecipato. Eh, Copenaghen. E nel eh, 2009 un altro fallimento non c'è neanche una dichiarazione finale No, non solo ci sono alcuni che dicono si sì, va bene e altri che rimangono fuori, no no proprio zero addirittura si sono rimangiati le cose Rio de Janeiro sì, il tentativo dopo 20 anni di ritornare indietro di vedere la cosa assolutamente niente e anche qui addirittura viene eh, registrato il fatto che da Rio 1 a Rio 2 non è cambiato niente. Le dichiarazioni sono del tutto inutili e l'accordo di Parigi, l'ultimo, e via, quello dei, eh, dei due gradi massimi di aumento della temperatura dell'atmosfera, siamo già arrivati a un grado e mezzo, abbondante. Per cui anche lì, eh, e tra l'altro nel giro di pochissimi anni, abbiamo già consumato il margine di manovra. E non è vero che non ci siano gli strumenti concettuali, e in realtà Kate Rothworth ha introdotto questo modello a Donut Economics, questo modello a Ciambella che è apparentemente complicato. Non sto a spiegarvelo ovviamente, ma è un tentativo per dar ragione della complessità della sostenibilità. Non è un gioco di parole, ma eh, è quello che dovrebbe essere. Cioè, mettere insieme tanti argomenti da quelle tre aree sociale, economica, ambientale, ragionare sulle interrelazioni che eh, rendono interdipendente questa massa di problemi e tirarne fuori... Non una linea, perché sarebbe troppo semplice, ma una rete di relazioni, una rete di azioni e eh, di, di attività in grado di trasformare tutto. Sappiamo benissimo perché l'abbiamo visto, che eh, non è possibile affrontare questi argomenti un pezzo alla volta. Non le. Eh, quello che sta facendo l'Unione Europea, no? l'obbligo per le auto elettriche, notizia di ieri, l'obbligo per le caldaie a gas, eccetera. Una transizione fatta un pezzetto alla volta incontra talmente tante resistenze da eh, diventare inefficace il giorno dopo essere stata proclamata. E bisognerebbe mettere insieme due grandi sfere che abbiamo visto la grande trasformazione della nostra umanità, se volete l'arricchimento, la civilizzazione, l'industrializzazione, eccetera, quello che ha innescato questo processo che noi portiamo avanti, di cui insomma, evidentemente traiamo beneficio perché viviamo più a lungo, meglio, eccetera, ma dall'altra parte la necessità, come il rapporto Brundtland, di farlo senza che Qualcun altro nel futuro deva pagare un prezzo sproporzionato. Perché chiaramente il nostro vantaggio oggi si rifletterà sulle, in uno svantaggio per le generazioni successive con tutti gli interessi. Non sarà, quello, non sarà un più o un meno, no? sarà un più per noi adesso una moltiplicazione, nel futuro come un mutuo. Ecco, da qua in avanti. Ed è una questione non piccolissima, che eh, lascio ovviamente nelle capaci mani <ride> di chi mi seguirà, eh, appunto, di chi è più giovane. Appunto. Eh, soprattutto lo lascio a voi, ecco qui. Insomma, finisce questa puntata. Questa volta abbiamo aperto più problemi rispetto a quelli che abbiamo risolto. L'anno scorso abbiamo fatto il contrario, però eh, se eh, continuate a invitarmi, questo, eh, questa è una minaccia, diventerà sempre più complicata, perché io non mi fermo. Cioè, se ci sono dei problemi complicati, vanno spiegati in maniera complicata. Ecco. E anche le soluzioni devono essere soluzioni, diciamo, intelligenti, no? non... Certamente non lo trovo io perché sarei incapace di fare una roba intelligente. Però ecco, mettendo insieme l'intelligenza di tanti, sicuramente ecco, la prospettiva potrà essere non tanto migliore, ma gestibile. La sostenibilità, questo ci dice: non risolvere tutto, non riportare a zero tutto, ma almeno rendere gestibile la cosa in maniera tale da non dover far pagare a qualcun altro qualcosa che, eh, di cui io mi approprio anche al di là del mio eh, diritto. Grazie. Right. Grazie. Ok, ok. Eh, grazie per avermi lasciato il compito più difficile. <ride> e poi, se vi è sembrato complicato quello che vi ha detto Giulio Melinato, non avete ancora visto niente, perché quello che vedrete adesso sarà molto peggio. <ride> eh, mi, mi scuso. In anticipo per la qualità delle slide, non guardatele, non leggetele perché sono metà in inglese, parte in italiano, parte anche in francese perché non ho avuto il tempo di tradurre tutto. E poi dato il lavoro che faccio, io non sono un esperto, faccio l'editore, poi faccio anche il politico all'atre, ma questo da poco. Però da 30 anni faccio l'editore su queste tematiche e quindi... La, la, la mia capacità di, di, è tutta legata a quello che leggo, quello che vedo, quello che poi decido di produrre, quello che comunque leggo e poi magari non riesco ad acquistare i diritti di traduzione perché c'è qualcuno di più grosso che se li prende, eccetera. Però il, il mio mondo è lì e quindi tutto quello che, 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 che vi racconterò e che vedrete eh, viene alla fine da, da, dalle mie letture. Che in, questo, in questi ultimi anni si, si sono molto concentrate su temi di carattere economico, perché è vero che il, il, lo stesso concetto di ambiente e quindi di cosa sono i temi ambientali è, è molto cambiato, è molto cambiato in questi anni e pian piano si sta arrivando al nodo e un po' in questo ciclo di incontri in realtà ci siete già arrivati, perché le analisi più, più recenti e a mio avviso più credibili poi sono arrivate a identificare quello che è il maggiore ostacolo in questo momento sulla strada di uno sviluppo sostenibile. E il fatto che noi stiamo parlando di sostenibilità all'interno di un sistema economico che non la prevede e si chiama capitalismo. All'interno dei summit, dei grandi eventi che, che vi ha elencato Giulio, Uh, spesso si parlava di un modello di sviluppo da modificare e spesso non lo si chiamava con il suo nome, il suo nome è capitalismo, il capitalismo va, fa, fa l'opposto di quello che, che serve per arrivare a un modello di sviluppo sostenibile. E l'ostacolo, io vi, vi porto già alla fine del, del, del ragionamento che vi farò vedere perché avete, ne avete già parlato, l'ostacolo principale sulla strada di politiche e anche di un'evoluzione culturale che porti verso quella prospettiva di sostenibilità che fa incrociare magicamente sostenibilità sociale, economica e ambientale si chiama disuguaglianze. Disuguaglianze di reddito, disuguaglianze di genere, disuguaglianze intergenerazionali, disuguaglianze razziali, disuguaglianze legate al luogo in cui nasci. Però è quello il punto. Se non si parte da lì, pensare di eh, riuscire ad applicare delle politiche di sostenibilità che abbiano una possibilità di successo è più o meno illusorio, ovvero tutto potrà avvenire, ma con una lentezza tale da non permettere neanche di, di, di fantasticare sulla possibilità di andare a contrastare i fenomeni di degrado ambientale che nel frattempo procedono. Procedono con eh, oltretutto, se parliamo di, di cambiamento climatico con un'inerzia enorme, per cui quello che sta succedendo oggi ce lo tireremo dietro per secoli, anche se dovessimo improvvisamente avere la capacità di, che ne so, convertire completamente il nostro sistema energetico a rinnovabili. Non servirebbe ad evitare il cambiamento che abbiamo già innescato, sarebbe un passo per garantire in un futuro che le cose possano andare un po' meglio. Dunque. Uh, sì, questa era l'abstract la, che, che avevo mandato. Devo recuperare gli occhiali perché non ci vedo, non leggo neanche quello che, che ho scritto. Ecco, il tema appunto, abbiamo parlato di disuguaglianza, il tema è quindi, stiamo parlando, si parla di, di transizione ecologica, ognuno la declina un po' come vuole, noi qui in Italia... Uh, quando ne abbiamo parlato a livello politico l'abbiamo chiamata transizione ecologica e digitale, non si sa bene perché, dove forse alla garanzia che il digitale ha necessariamente a che fare con l'ecologico, però il tema è la giustizia, la giustizia sociale. È interessante ragionare un po' sui nomi che sono stati dati alle cose, che poi erano sempre delle declinazioni parziali dell'idea di sviluppo sostenibile. A, a volte in alcune di questi slogan, di questi nomi che hanno avuto successo, poi alcuni sono usciti di scena, sostituiti da altri, a volte l'aspetto sociale è esplicito, altre volte proprio no, è magari assolutamente implicito, ma non... non, non e, e infatti alcune di queste cose effettivamente concettualmente non prevedevano, non tenevano conto se non parzialmente del tema della giustizia sociale, cioè di chi... Va bene per tutti questa prospettiva? C'è qualcuno che, che, che ci rimette? Chi ci rimette? Allora, sviluppo sostenibile l'abbiamo visto, era quello schema a tre cerchi. Poi per, per molto tempo eh, si, è, si è parlato di questa prospettiva molto magica, del disaccoppiamento tra la crescita economica e il consumo di risorse, come se si potesse fare a meno. In realtà poi si è dimostrato che era una prospettiva illusoria, perché tu più efficiente diventa la produzione, tu... Consumi meno risorse per la, produrre la stessa unità di prodotto, ne produci di più e induci un maggiore consumo. La Green Economy, che sostanzialmente prevedeva la sostituzione di tecnologie o modi di produrre inquinanti, con modi di produrre meno inquinanti, però, dal punto di vista della, de, degli impatti sociali, non, non diceva niente. Dava come dire, per scontato che ci fosse un effetto, un effetto benefico. Idem per l'economia circolare e per la bioeconomia, che sono cose di cui si parla molto adesso. Diciamo che questa è forse la, la, tuttora il, il, la visione che ha più successo, anche perché è una visione molto legata al, al mondo dell'impresa, è una visione di trasformazione dell'economia, cioè la riduzione degli scarti, sprecare meno materia possibile, tenerla in circolo il più possibile, allungare la vita dei prodotti, eccetera, eccetera. Trasformazione del sistema economico, dei sistemi produttivi. Anche qui... Certo, nel, nel, quando ne parla la, la Commissione europea, per esempio, fa degli scenari di creazione di, 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 di nuova occupazione anche durevole, cioè non legata a cicli veloci dell'economia, ma con una prospettiva di lunga durata. E questo è sicuramente, sicuramente positivo. Però nella, nella schematizzazione di come funziona l'economia circolare le persone ecco, diciamo che sono implicite e sono i lavoratori. Lì capisci crea creo più occupazione e creo un'occupazione che ha maggiore durata. Decrescita. Decrescita è un altro tema che invece ha un, uh, un esplicito indirizzo sociale, che però è stata molto fraintesa: alla fine la decrescita non è, eh, è stata molto fraintesa e anche mal comunicata da molti che qui in Italia la, la, la proponevano. Non è un diminuiamo, eh, retrocediamo dal nostro stile di vita e soprattutto adottiamo delle politiche che riescano a agire sulla redistribuzione del reddito, sulla redistribuzione delle ricchezze. Sapete che in questi ultimi decenni il fenomeno principale perché si parla di disuguaglianza? Perché c'è stato un processo di polarizzazione delle ricchezze mostruoso, c'è una sempre maggiore concentrazione delle ricchezze nelle mani di sempre più poche persone ci sono molte aziende che hanno un, un uh, fatturato maggiore del prodotto interno lordo di molti paesi, di intere nazioni. Decarbonizzazione è un altro tema, è un'altra un parola che in questo momento ha successo, però è un tema tecnico, si tratta di nuovo di intervenire sulle tecnologie. E poi appunto c'è questo strano accoppiamento che abbiamo fatto qua in Italia tra transizione ecologica e digitale, come se appunto digitale potesse portarci dalla parte del disaccoppiamento tra l'uso di risorse e l'aumento la, e la crescita. Questo è lo schema più famoso della, di come funziona l'economia circolare, vedete tanti, tanti elementi, tanti aspetti. Le persone compaiono in due, in due vesti, consumatori e utilizzatori. Basta. Le persone sono, la società è, è fatta di quella roba lì, consumatori e utilizzatori. Capite che questa è proprio un'idea un rivolta al mondo dell'impresa, che ci vede in questi, in questi due modi. I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile invece la mettono giù in modo un po' più diverso. Ci dicono problemi. Non sono solo di innovazione tecnologica, non è la sostituzione di una tecnologia con un'altra meno inquinante, perché abbiamo di fronte una complessità, una complessità che è fatta di aspetti sociali, culturali, eh, politici, di, di possibilità di, 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 di democrazia, di possibilità di partecipazione, di, di eh, capacità di creare valore sociale, di senso di comunità, protezione, protezione della natura, spesso vista anche come risorsa perché così è per noi di fatto, capacità di creare delle partnership, cioè di coordinare quello che facciamo. Quindi qui si va davvero molto oltre come visione. E tutto sommato questa cosa restituisce la complessità a cui faceva riferimento anche Giulio, che è quello che abbiamo davanti. Affrontare singolarmente ognuno di questi punti, senza tenere presente cosa, cosa succede sugli altri, può... Guardare degli effetti negativi, puoi agire magari in modo positivo sulla riduzione della, della fame e contemporaneamente produrre dei problemi di carattere ambientale, magari altrove, perché il modo in cui vai a aumentare la produzione di cibo o il modo in cui lo distribuisci o la logistica che adotti appunto per portare il cibo dove serve magari ha un impatto ambientale pesante. Quindi purtroppo la cosa sì, è complessa perché dovresti guardare, agire ovviamente con le competenze che servono su ognuno di questi temi, e, e però tenendo presente il, il, il contesto di tutti i 17 gli obiettivi. Compito evidentemente molto difficile perché non stiamo andando da quella parte, non, non ci stiamo riuscendo. Su alcuni di questi indicatori ci sono dei, dei, dei progressi, sulla fame, sulla povertà, effettivamente ci sono dei progressi, su altri no. Uh, qui vado veloce, faccio, faccio riferimento a una cosa che, che Giulio ha già anticipato. Questo è il passo precedente allo schema di Kate Rayworth. Eh, e, e ci rimanda a una cosa, che spesso la tematica ambientale è stata affrontata soprattutto da questo punto di vista. Cosa succede all'ambiente? E quindi cosa dobbiamo fare perché queste cose non succedano all'ambiente? Questo è uno degli schemi più famosi perché sintetizza i principali ha identificato nove parametri che sono quelli che garantiscono la stabilità dell'ecosistema. Cosa vuol dire? Le condizioni del pianeta come le conosciamo, quello che vediamo adesso. La modificazione di questi nove parametri che si influenzano uno con l'altro, tanto per rendere le cose più complicate, è quella che può compromettere la stabilità dell'ecosistema e quindi cambiare le condizioni di vita sul pianeta. Eh... Cosa ha fatto Kate Reyward? Ha incrociato questi parametri con dei parametri di carattere sociale. Questo sì è stato un passo decisivo. Dire certo teniamo conto di quei parametri lì che non dobbiamo, di quei confini che non dobbiamo superare perché sennò ci troviamo a vivere su un altro pianeta c'è chi ha parlato di effetto venere ci troviamo su che si riscalda sempre di più quindi non sappiamo nemmeno se saremo in grado di adattare i nostri organismi a una, a una situazione di, di, di un ecosistema diverso, però bisogna tenere parimenti conto di alcuni parametri sociali di alcune basi di diritti sociali che se vengono compromesse magari per inseguire il mantenimento di, di, di uno di quei parametri ambientali, se vengono compromesse Ok, il risultato non si raggiunge perché lo facciamo a, a nostre spese, ma non a nostre spese come diminuzione della ricchezza di cui disponiamo, ma proprio andiamo a, a intaccare dei diritti di base delle persone. Perché il lavoro, l'accesso all'energia, l'equità sociale, la parità di genere, la, la possibilità di avere l'assistenza sanitaria, l'accesso al cibo, all'acqua, un reddito, l'istruzione e il diritto di espressione. Capite che sono proprio i diritti di base, senza quelli vale la pena di, 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 di vivere un mondo che magari dal punto di vista ambientale ha raggiunto tutti i suoi obiettivi. Per noi come specie direi di no, forse per alcuni di noi sì. E quindi il tema, il tema poi diventa questo. Abbiamo capito che il problema, il problema è il modello, il modello economico in cui viviamo, che è il modello capitalista modello più diffuso adesso. Una volta forse si poteva dire che c'erano due modelli che si confrontavano, oggi francamente no, il modello è quello stesso, più o meno di dirigismo statale, ma anche il modello cinese non è che si possa definire un modello comunista, non lo è. E... È vero, il modello di che, attuale sappiamo che, che si alimenta con, attraverso delle pratiche che danneggiano danneggiano l'ambiente, danneggiano anche la società, danneggiano almeno una certa parte della società. L'attività umana è la causa del problema, il nostro modo di vivere è la causa del problema, quindi si è arrivati a questa definizione di antropocene. L'antropocene, ne hai parlato tu prima Giulio, è eh. l'era geologica caratterizzata dove la, la, la principale forza di modificazione del pianeta siamo noi. Quindi antropocene è l'era dell'uomo. Quindi vanno attuate politiche in grado di ridurre l'impatto del nostro modo di vita sull'ambiente. E qui viene il bello. E qui comincio a scusarmi perché purtroppo vi, vi ripeto, però vi, vi racconto tutto, cerco di raccontarvi tutto. Cosa si mette in discussione adesso? Adesso il mio excursus è su cosa si pensa, cosa si dice, quali sono le, le, le idee, le teorie a confronto. Beh, innanzitutto c'è chi dice. Antropocene è una definizione sbagliata, perché il problema non è l'umano in sé, non è l'essere umano, ma è il sistema economico che ha creato. Quindi sarebbe più giusto parlare di capitalocene. Quello che sta improntando il pianeta è il nostro sistema economico, quindi il sistema capitalista. E questa è una prima critica che poi porta, porta con sé altre. E è una rassegna di idee quella che vi faccio. Dove si va a pescare per cercare un'alternativa in questo momento? Come si sta muovendo il dibattito? Dove si cercano delle idee? Anche in modo, anche in modo ironico, come questo titolo che Scimmiotta è, è, è il frontespizio del capitale di Marco, che ho scritto: fondamentalmente, ragazzi, io ve l'avevo detto che non funzionava, io ve l'avevo detto, e fin qua stiamo facendo dell'ironia. Però, poi, di fatto, quando si cerca un Un'alternativa al sistema che abbiamo creato, spesso, in questo momento, moltissimo, moltissima pubblicistica va a, a questa fonte, a rivisitare il pensiero marxista. Vediamo un po' di cose. Anche libri che hanno avuto un grande, un grande successo. Il libro di Thomas Pichetti sul capitale nel XXI secolo. Uh, vi ho messo una recente copertina di Internazionale in cui c'era un, un lunghissimo articolo di Der Spiegel che sostanzialmente di una, una lunga analisi con tante testimonianze diceva ma in fondo Marx aveva ragione e qui vediamo un Marx travestito da ambientalista con la camicia verde, una, una pala eolica al colletto e poi c'è questo caso editoriale da mezzo milione di copie vendute in Giappone, Koei Saito Marx, Marx nell'antropocene, di nuovo una rivisitazione del pensiero marxista, cercando di adattarlo, di capirne il valore nel nostro scenario attuale. Eh, questo lo pubblicherà Einaudi in Italia, io ho provato a competere, ma Ubi Maior, Minor. Qual è l'essenza di questa critica? Qui andiamo addirittura, addirittura oltre. Uh, Ulrich Brand e Marcus Wissen sono due, due docenti universitari, ricercatori tedeschi, uh, e loro qui uh, vanno ad analizzare il modo in cui la, la, la critica ambientalista dal punto di vista dei temi ambientali ha approcciato la, la, la situazione attuale e loro parlano di un'ortodossia critica. In che senso un'ortodossia critica? Nel senso che moltissime delle teorie che abbiamo visto prima, economia circolare, la, la green economy, l'efficienza, le, l'efficienza energetica, tutti questi grandi, perfino la decarbonizzazione, non mettono in discussione il sistema. E molta critica in questo momento... La vediamo poco nello scenario politico italiano e la vediamo poco sui media italiani. Effettivamente lo sviluppo è particolarmente all'estero, anche nel, nel mondo accademico all'estero. Va proprio a mettere in discussione questa cosa. Per come abbiamo affrontato le tematiche ambientali in questo momento, anche per come si sono mossi i movimenti ambientalisti, alla fine ci si è fermati un'idea di rendere comunque adattabile la trasformazione necessaria verso la sostenibilità adattabile al sistema attuale, cioè non mettere in discussione i fondamenti del sistema attuale, che è un sistema basato sulla crescita e basato su un certo modello di distribuzione della ricchezza. Ovviamente qua, qua non, non saprei neanche come definirlo, per darvi un orientamento, ne neomarxisti, boh, non lo so, non lo so. Però dicono, in particolare Brande Wissen come altri ricercatori, come altri teorici, dicono ragazzi qua bisogna riscoprire la lotta di classe. E effettivamente a me è capitato recentemente di mettere le mani su un, su un opuscolo che mi aveva regalato un'amica di ritorno dalla Cina anni fa, che c'era una casa editrice in lingue straniere del governo cinese che pubblicava le opere di Mao e mi aveva portato questo puscoletto che era sulla guerra popolare e l'inizio era in una società divisa in classi la guerra popolare è inevitabile. Questa cosa mi ha fatto, mi ha fatto riflettere, al di là che ovviamente non abbiamo nostalgia di Mao e, e nemmeno di una guerra popolare, però di fatto in una società che è nuovamente divisa in classi adesso ci troviamo molto di più che 50 anni fa, 40 anni fa. E oltretutto in una società dove probabilmente non c'è la guerra popolare che, che Mao individuava come prospettiva inevitabile, perché in realtà questa è una frammentazione, la, 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 il profilo, l'identità delle classi sociali è molto, è molto più sfumata, è molto più frammentata. Siamo una miriade di soggetti diversi. Non c'è più il lavoratore, il padrone. Quello era semplice. Non c'è più lo sfruttatore. Lo, lo sfruttatore e lo sfruttato c'è, ma hanno tante identità diverse. E quindi probabilmente per quello non c'è un conflitto di classe che sfocia davvero in, una, in, in un conflitto. E forse non c'è nemmeno conflitto in questo momento. Sì, c'è competizione. Ecco, tutto, viene, tutto diventa competizione, che in fondo è quello che il sistema vuole. Uh, sì, qui sostanzialmente continuano a dire questa cosa. Che quello che dovrebbe succedere è per cambiare le cose, è che ci sia un conflitto vero e proprio che va a incidere sui privilegi, cioè la distribuzione della ricchezza è qualcosa che deve cambiare. C'è chi ha troppo, troppo pochi, hanno troppo, e c'è chi non ha, chi ha troppo poco. Però in questo momento stiamo agendo cercando, come dire, di convincere le elite dominanti che tutto sommato qualcosina si può fare, e di, di rendere, come dire, mh, digeribile alle elite eh, il cambiamento. E, e qui sta la grande contraddizione, e qui sta la grande lentezza con cui stanno avvenendo le cose. È l'idea che la trasformazione possa avvenire in un contesto che non cambia. Ed è questa la cosa che viene messa più, più, più fortemente in discussione. Cos'è la selettività strutturale dello Stato capitalista? È quello che abbiamo visto nel caso del, della crisi finanziaria eh, e che vedremo anche nel caso di crisi di carattere industriale, magari. A che cosa guarda? A chi ascolta lo Stato? Dove guarda se deve mettere un aiuto? L'aiuto l'ha messo alle banche. Ha salvato le banche. Con una, con una disponibilità di risorse che messe altrove avrebbe potuto fare molto. Questo, quelli, quella che loro chiamano selettività strutturale è proprio sì. Chi, chi vado ad ascoltare? A, chi, a chi, Quali istanze raccolgo? Raccolgo le istanze dei soggetti più potenti. Questo, questo succede, è inevitabile anche in democrazia, non c'è niente di scandaloso. Il sistema funziona così. Quindi il rischio è che la trasformazione, il fatto di attuare una trasfiro, trasformazione che passa soprattutto attraverso un um, cambiamento nelle, nel modo di produrre, un cambiamento tecnologico, sia una trasformazione che non tiene costo dei, 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 degli effetti sociali. Che qualcuno paga il prezzo, inevitabilmente. Uh, Brande Wissen in, in questo libro da cui io ho preso molti elementi, eh, hanno messo un titolo a questo libro che è abbastanza difficile da capire, si chiama Il modo di vita imperiale, Imperial Mode of Living. Cosa intendono loro per questo? Che è perché lo identificano con una forma di imperialismo. Quello che dicono è che il nostro modo di vita eh, dipende molto dalla capacità del sistema di imporre delle condizioni sociali altrove. Noi qui viviamo in un modo perché altrove si vive in un altro modo. E questa è una condizione in, in, inestricabile, non esci da questa cosa. Ci possiamo permettere questo modo di vivere perché altrove si vive in un altro modo. E ci sono quei paesi che hanno un'impronta ecologica eh, negativa, cioè consumano meno di quello che potrebbero consumare, meno di quello che avrebbero diritto di consumare. L'altro tema che, che, che loro toccano è, è quello di come, di come si forma il dibattito su questi temi. E, e lì vanno a toccare un tema, lo vedete nella riga in fondo che ho evidenziato, e che, e che ha molto a che fare col tema delle disuguaglianze. Perché per esempio quando parliamo di disuguaglianze di genere, c'è un tema grossissimo che rimane sempre lì, a parte, che è il ruolo... Del lavoro non pagato. Loro lo chiamano il lavoro di cura. Il lavoro di cura, però, è anche il lavoro che avviene all'interno delle famiglie. Il fatto che qualcuno fa funzionare una famiglia, il fatto che questa cosa qui sia totalmente al di fuori dello scambio monetario e quindi non sia considerata nemmeno se non dal punto di vista dei consumi, qualcosa che va a aumentare i prodotti interno di un paese, è il problema. È il problema perché poi, in assenza di un sistema di welfare, questa cosa si crea disuguaglianze, perché chi, si, chi, la faccio banale, chi non si può, famiglia dove lavorano tutti e due i genitori, chi non si può permettere, chi non ha la nonna, chi non si può permettere la babysitter, chi non può mettere i figli in un istituto, cioè per dirti, a Milano ci sono pochissime scuole, eh, sia elementari che medie, che hanno l'orario prolungato, pochissime, pochissime. È un bel problema per chi lavora. Quello poi va a incidere esattamente sulla tua qualità della vita, sul tuo reddito e quindi alla fine cosa crei? Crei disuguaglianza. Riconoscere che quel lavoro lì è lavoro è uno dei temi fondamentali di cui parlano tanti. La stessa Kate Hayworth ne parla. L'importanza di riconoscere il lavoro che oggi è un, non è riconosciuto come tale. Ok, poi loro individuano, individuano l'alternativa. Posto che la soluzione per loro è lotta di classe, passa comunque dal conflitto, dicono: ma noi non ci dobbiamo. Il mondo ambientalista non, raramente ha parlato di conflitto sociale, si è sempre parlato molto di soluzioni, soluzioni magari puntuali dall'efficienza dall energetica negli edifici. Che poi è tutta la, la, la logica che ritrovi nel modo in cui si muove la Commissione europea nel fare le direttive, agisce puntualmente su tutti i problemi, puntualmente su tutti i problemi. Dando per scontato che ci sia una ricaduta sociale dal, dal punto positivo. Quello che loro eh, poi vanno a teorizzare come alternativa al sistema è una società in cui la solidarietà e non la competizione è il valore fondante. Poi, come arrivarci? Vabbè, il libro sono 200 rotte pagine. Io cerco di, 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 di fare le cose. Di fare le cose un po, più, un po' più semplici. Come ci, si arriva? Come ci si arriva, la prospettiva deve essere tangibile e attrattiva, e, e questa è una cosa importante, perché non lo dicono tutti gli attuali critici. Brand e Wilson dicono: alleanze tra, la classi, tra le classi medie, che sono quelle che hanno più sofferto in realtà, al di là delle delle persone che sono al margine della società, che soffrivano prima e soffrono adesso e continuano a soffrire. Però in questi ultimi decenni sono state le classi medie ad essere martoriate e ad aver perso terreno dal punto di vista del reddito, e, e di fatto hanno, come dire, scoperchiato il vaso su una cosa, eh, su una verità importante, che è quello che una volta noi chiamavamo l'elevatore sociale, che, per esempio, passava attraverso l'istruzione. Eh insomma. Non è che funzioni più tanto, non è che funzioni più tanto e questa è una delle grandi promesse del, del capitalismo, svanisce così di incanto perché l'idea del progresso per tutti alla fine non è vera, non è vera in questo sistema. Mm -hmm necessità di nuove alleanze poi ognuno la pensa, la pensa a modo suo su questo tema c'è cioè chi guarda i partiti di sinistra i movimenti ai sindacati si parla molto di necessità che i sindacati recuperino un ruolo nella società un ruolo come l'hanno avuto in passato però noi qui in Italia cosa abbiamo sperimentato da questo punto di vista che il sindacato ha perso moltissimo la capacità di leggere le trasformazioni non le ha volute leggere la trasformazione del mercato del lavoro è avvenuta, e lo dico da persona che fa nel municipio in cui lavoro, faccio parte di una maggioranza di sinistra, la sinistra è stata colpevole da questo punto di vista, ha partecipato alla distruzione del mercato del lavoro. Come gestire in modo giusto la transizione. Quindi poi questo si arriva. A ah, co come si fa? Come? Si fa? Qui sono andato a, a trovare una, un, dei, dei, eh, dei temi in un sito molto interessante, che è un sito dei sindacati europei che si chiama Social Europe e contiene tantissimi articoli, tantissimi contributi su temi che spesso nei sindacati italiani non, non troviamo. Da un lato uno dei suggerimenti è saper differenziare i tempi delle politiche, cioè non prendere politiche drastiche, perché poi si ottengono delle reazioni, come è successo e come vedremo, per esempio, con i, i gilet gialli in Francia. Quella era una politica di carattere ambientale, era un aumento del prezzo dei carburanti fossili, dei, de, de, della benzina, poniamo, o del diesel, ma infimo, una roba ridicola rispetto a quello. Quando avviene un aumento qua in Italia, è molto più alto, gli aumentavano a prezzo di pochissimo. La gente si è incazzata a morte. Perché? Perché, Perché aveva un effetto, aveva un effetto uh, uh, negativo dal punto di vista sociale. Perché per chi, per esempio, vive nel territorio e in, uh, la Francia come l'Italia ha moltissima popolazione che vive nel territorio, cioè un, abitazioni, un tessuto insediativo disperso, quelle persone lì si muovono in macchina e sono i primi a essere penalizzati se non hai nel frattempo costruito un sistema di trasporto pubblico, che comunque non avresti le risorse per costruire in quel modo lì, che vada a supplire, a dare un'alternativa. Il problema è proprio quello, prima costruisci un'alternativa, poi agisci. Questo è il tema del saper differenziare i tempi delle politiche, spiegare, parlare, comprensione condivisa dei problemi. Un tema, un, uno strumento è la cosiddetta citizen science, mettere alle persone in mano di strumenti per capire i fenomeni. È una cosa che si, fa, che si fa spesso, si fa anche nelle nostre città, per esempio anche nelle scuole, quando per esempio si, si portano dei sensori per la misurazione della qualità dell'aria nelle scuole e si fanno delle esercitazioni con i bambini che poi ne parlano i genitori sulla qualità dell'aria. Questo vuol dire cominciare a far comprendere i problemi. Prima di imporre una soluzione. Perché a volte poi la Commissione europea, che si muove spesso con buone intenzioni, ma con un approccio che gli fa meritare poi il titolo di euroburocrati, a volte creano esattamente questo problema. Perché quando c'è una direttiva ci sono dei tempi per adottarla, noi italiani arriviamo sempre in ritardo, quindi la adottiamo all'ultimo minuto, e di solito esce il provvedimento drastico. Però l'errore l'ha fatto in Francia Macron. Ma non è stato l'unico. La, la capacità di ascolto, di nuovo, favorire le pratiche di partecipazione alla politica, far partecipare le persone, e le opportunità sono poche. Un modo che ho visto in azione, per esempio, è quello dei bilanci partecipati dei comuni. Quando si fa parte del bilancio del comune lo mette a disposizione dei cittadini. Crei dei momenti di discussione in cui assieme si decide dove orientare dove mettere determinate risorse, quali interventi fare. È un modo di far partecipare le persone alla politica, ma è uno dei modi possibili. E poi coordinare le politiche, in modo che non ci siano politiche contraddittorie. Tutto sommato, il fatto che esista un Ministero dell'Ambiente è un po' un anacronismo, nel senso che le politiche ambientali dovrebbero essere adottate... Dovrebbe essere lo scenario macro in cui si inseriscono le politiche di tutti i ministeri, se l'obiettivo è quello. Ma non ci può essere un ministero dell'ambiente che dice una cosa e un ministero dello sviluppo economico che ne dice un'altra, che magari fa il contrario. Per questo il tema del, del coordinamento delle politiche è fondamentale per arrivare ad avere politiche che siano efficaci. L'importanza dei processi. agire per tempo, non agire all'ultimo minuto come facciamo di solito in Italia. Adottare strategie di accompagnamento, non imporre, far capire prima e poi attivare la politica. Perché una politica che guarda alla soluzione dei problemi ambientali, che sono problemi di, che affronti nel lungo periodo, deve essere una politica che guarda al lungo periodo, non ai cinque anni di durata di un mandato. E sappiamo che spesso la politica guarda, anzi spesso la politica è campagna elettorale permanente. Stefania Barca è un'altra ricercatrice, addirittura di un altro ambito interessante di ricerca, che è quello che è il cosiddetto delle environmental humanities, cioè non le discipline tecnico-scientifiche che si occupano di ambiente, ma le discipline umanistiche. E lì c'è tanta ricerca, c'è tanta elaborazione di, di, di idee. Cosa dice? La crisi ecologica, la soluzione non può essere il capitalismo verde, ovvero una soluzione di carattere economicistico, economico, di tecnica economica. Non può essere soluzione. la soluzione alla crisi ecologica perché la crisi ecologica non è che l'ennesima forma di conflitto di classe. Questo è maledettamente vero. La crisi ecologica è una conseguenza delle diseguaglianze, è una conseguenza di, di un sistema che crea le diseguaglianze. E le disuguaglianze sono quel fattore che rallenta ogni possibile soluzione. Qui andiamo su un'altra proposta, un'altra proposta interessante. Io vi, ehm, questa è un'iniziativa del Club di Roma. Il Club di Roma è, chi si occupa di temi ambientali lo conosce perché, il Club di Roma nel 1972, eh, guidato da Aurelio Peccei. Eh, portò alla pubblicazione di un libro che è considerato il punto di partenza, la Bibbia del, 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 del movimento ambientale, ambientalista, dell'interesse verso l'ambiente sia del mondo imprenditoriale che sia della politica, che era i limiti dello sviluppo. Eh, anzi, in realtà il titolo originario era i limiti della crescita tradotto malamente in italiano come i limiti dello sviluppo, ma sviluppo non è sinonimo di crescita, il sviluppo può essere anche un'altra cosa. Il uh, Club di Roma si è dato una svecchiata ultimamente e ha fatto partire questa iniziativa molto interessante perché uh, coinvolge un grandissimo numero di, di, di ricercatori e produce tantissima, tantissima ricerca che si chiama Earth for All, una terra per tutti. Hanno sviluppato come si fece nel 72 con dei modelli di calcolo assolutamente imparagonabili come potenza rispetto a quelli che abbiamo adesso, anche loro hanno basato su una, un modello di simulazione dinamica dei sistemi hanno creato diversi scenari a seconda di con che tempi vengono adottate diverse politiche e hanno creato degli scenari possibili per il futuro, desumendone delle azioni che potrebbero essere fatte per arrivare ovviamente a dei risultati positivi in termini di, di sostenibilità. Eh, hanno individuato e qui vedete l'importanza di nuovo del tema delle disuguaglianze, per quello vi dicevo all'inizio, il punto di fatto lo avete già toccato, perché quando individuano cinque inversioni di rotta fondamentali che la nostra società dovrebbe fare e tre hanno esplicitamente a che fare con le disuguaglianze, è chiaro che il, tema, che il tema, il punto, il nodo è quello. Riduzione della povertà, empowerment. Empowerment vuol dire eh, attribuire eh, emancipazione, e in particolare si parla di emancipazione femminile. Questo è un fattore da cui nessuno scappa in questo momento. Lì c'è un, un gap che va assolutamente risolto. Eh, noi lo possiamo vedere in un certo modo nella nostra realtà. Per esempio, noi in Italia potremmo dire: cavoli, abbiamo un sistema del welfare che fa acqua, e se il sistema del welfare funzionasse un po' meglio, ecco, lì ci sarebbe un empowerment femminile perché le donne sarebbero liberate da una serie di incombenze che tuttora gravano soprattutto su di loro. Però altrove questo tema diventa di drammatica importanza in altre società, in altre realtà economiche e sociali. Quindi povertà, disuguaglianza, emancipazione femminile. Eh, gli altri possiamo vederli come temi più tecnici: eh, perché? perché sappiamo che comunque la, la conversione del sistema energetico è fondamentale. anche Questo è un passaggio ineludibile per andare verso obiettivi di sostenibilità, e l'altro, magari meno conosciuto, è la necessità di riformare radicalmente il sistema alimentare, agroalimentare. Che ha un impatto dal punto di vista ambientale, che spesso mh, si fa anche fatica a immaginarlo. Siamo più abituati a pensare che siano i sistemi di carattere industriale a, ad avere un forte impatto in termini di emissioni clima alteranti. In realtà l'agricoltura ce l'ha pesantissimo, pesantissimo, e ha effetti anche di altro tipo: non solo di, di rispetto a quei nove parametri di stabilità dell'ecosistema che vi facevo vedere all'inizio, ce n'era uno. Po, po, poco comunicativo per come viene espresso, cioè ciclo biogeochimico dell'azoto e del fosforo, agricoltura si chiama quella roba lì. Perturbazione di quel ciclo lì è l'effetto delle pratiche agricole, uso di fertilizzanti, di fertilizzanti chimici. Vuol dire poi acidificazione degli oceani perché quella roba lì finisce nelle acque, va a finire negli oceani. E, insomma connessione importante che spesso facciamo proprio fatica a identificare l'immagine dell'agricoltura all rispetto all'industria o agli impatti della mobilità. Questo cioè, so, è un'immagine buona, abbiamo un'immagine romantica dell'agricoltura, ma l'agricoltura è un'altra roba. È un'industria che a livello globale deforestazione, ma la deforestazione... In parte dicevo ha a che fare anche con altre industrie, l'industria del prodotto forestale certamente, però il grosso dell'impatto è sistema agroalimentare. È allevamento. è allevamento, è allevamento, sistema agroalimentare. Quindi loro individuano un modello di dinamica dei sistemi che evolve quello utilizzato nel 72 dal da Club di Roma, due tipi di scenari. Il tool è troppo poco troppo tardi, che è come dire è quello che stiamo facendo adesso: troppo poco troppo tardi, e la possibilità invece di fare un salto da questo punto di vista, e vanno ad analizzare come si può fare, quali sono i passi fondamentali per, per riuscirci, Tutti, tutte queste cose che vi sto raccontando sono idee che convergono a cercare di creare una cultura per una transizione giusta perché la transizione ecologica non sia una transizione che va a spese di qualcuno o a spese di troppi. Ecco, nella loro analisi dicono, così come stiamo, non possiamo che prevedere un aumento delle disuguaglianze. Questo succederà, così come stiamo, se continuiamo così, con questo, anche con questo ritmo di adozione delle politiche a favore dell'ambiente. E l'aumento delle disuguaglianze è probabile che vada a peggiorare la capacità di risposta rispetto ai fenomeni di carattere alla crisi, all'emergenza climatica ed ecologica. E rischia di creare grandi eventi di instabilità politica e sociale a livello locale. Non solo di instabilità climatica, ma di instabilità politica e sociale. Instabilità che è l'elemento che poi impedisce l'adozione di politiche a lungo termine perché di fronte a una mh, agitazione di carattere sociale tendi a dare una risposta immediata perché devi mettere il tappo a quella cosa prima che diventi un conflitto vero e proprio uh, va bene l'obiettivo ovviamente loro che sono tutti soggetti che ragionano, che hanno adottato il pensiero sistemico e quindi è cercare di connettere tutte le soluzioni in un sistema dinamico. E però le soluzioni che si vanno a immaginare devono essere accettabili, eque e convenienti per le classi medie globali. Di nuovo qui vedete un accento sulle classi medie, <ride> ma ha senso, non è una sottovalutazione di quali sono eh, gli ultimi. Le, le frange marginali, le frange più svantaggiate della società, però individuano giustamente il ruolo delle classi medie, perché le classi medie sono quelle potenzialmente istruite e che poi votano da persone istruite. Adesso non sta succedendo tanto questa cosa. Infatti, in, uno dei, di, in una delle analisi tra tutti questi autori che vi presento, qualcuno dice, beh, questa cosa in questo momento, la risposta alla potenziale conflitto sociale la stanno dando le destre, in modo populista, in modo anche non reale in realtà, più fatto di parole che di fatti concreti, però per la politica in questo momento lo vediamo bene in Europa in diversi contesti, eppure nel nostro è, è abbastanza così. E questo è interessante tutta l'analisi che hanno fatto di quali politiche bisognerebbe adottare, di quali passi bisognerebbe adottare, quanto costerebbe a livello globale, tra il 2 e il 4% del reddito globale annuo. Niente. Io adesso non ho il dato, ma se andiamo a vedere le spese per gli armamenti, altro che il 2-4% del reddito globale annuo. E il mercato si sappia regolare da solo? No, lo vediamo. Il mercato non si regola da solo, il mercato non vale in una direzione necessariamente a favore della società o, o, o dell'ambiente da solo. Vale nella direzione del profitto, il mercato per quello è fatto, per quello è pensato. Solo i governi, però, supportati dai cittadini possono svolgere questa funzione. E di nuovo sono noioso, me ne rendo conto, di nuovo perché come fa? un governo ad essere supportato dai cittadini, deve avere dei cittadini che sono contenti di quel governo, quindi devono essere cittadini che hanno fiducia e quindi dei cittadini che non vivono una realtà fatta di drastiche disuguaglianze, che vedano che c'è chi ha troppo e che c'è chi ha troppo poco, che vedano politiche che vanno verso la, verso la giustizia sociale, le devono vedere, le devono sperimentare concretamente, se no la fiducia nei governi non c'è e se non c'è fiducia nei governi... Non c'è quel sostegno che serve a un governo per dire ok, adesso facciamo una politica da qui ai prossimi dieci anni, perché ci vuole coraggio per fare quelle cose. Perché a livello elettorale non è detto che ti paghi, dire faccio oggi una cosa di cui vedrete gli effetti tra dieci anni. Paga a livello elettorale rispetto a dire faccio una cosa che vedete subito. No, non paga, non paga. Devi aver costruito prima una fiducia verso tu soggetto governo. E in tutto questo, e loro lo dicono chiaramente: in tutto questo scenario c'è cioè una cosa che non è negoziabile, è la redistribuzione delle ricchezze. Comunque le inversioni di rotta creano dei cambiamenti e ogni cambiamento rischia di creare appunto persone che ne traggono un vantaggio e persone che rischiano di avere invece dei, dei, degli svantaggi. Per questo vanno create delle reti di sicurezza. Loro individuano questo strumento che sono il, il fondo dei cittadini, un modo di raccogliere delle risorse economiche e che vadano poi distribuite direttamente e proporzionalmente ai cittadini. Da dove le vai a, da, da, da le vai a ricavare queste risorse? Dall'utilizzo, da chi fa l'utilizzo diretto di quelli che sono i beni comuni, le risorse che sono in realtà di proprietà di tutti, chi sfrutta terreni, chi sfrutta risorse minerarie, chi sfrutta risorse energetiche, lì vai a recuperare, vai a tassare, è, è, un, è un meccanismo di tasse che corrispondono poi a dei dividendi da distribuire direttamente alla società. Questo è uno dei possibili meccanismi, questa è la teoria che stanno mettendo a punto il gruppo di ricerca di Earth for All che comprende anche per esempio Kate Reyward. È una delle possibili soluzioni, però ti dice una cosa chiara comunque sulla direzione verso cui devi andare, quali tipo di strumenti, quali obiettivi devi avere in mente, ancora prima di dire sì, converto tutto a eh, promuovo l'energia eolica, sì, ma a condizione che questa politica qui sia inserita in un contesto più ampio che porta a questo tipo di benefici. Allora ti inventi de degli strumenti che in, momento, che in questo momento non ci sono, anche se magari a livello locale qualche esperienza di questo genere esiste. Qui vedete, vedete in, in, brevissimo, in brevissimo la spiegazione: da dove estrai le risorse e come le fai confluire nella società. Un dividendo di base universale, un dividendo di base universale è qualcosa di diverso da un reddito universale. Qui ci sono tanti concetti diversi che un po' si confondono tra loro. Noi l'abbiamo chiamato reddito di cittadinanza, non mi ricordo neanche più, e però è stato mal congegnato, mal, mal, mal gestito uh, e non ha, avuto, non ha avuto un buon esito. Altrove la cosa è stata, è stata congegnata in modo un po, più, un po' più funzionale, però questa cosa qui forse è ancora più immediata come idea. Raccolgo risorse da chi sfrutta qualcosa che in realtà è di tutti, perché chi sfrutta le risorse ittiche, quello è un bene di tutti, è un bene della terra, è prodotto dalla natura, quindi tutti ne siamo uh, legittimamente titolari. Qualcuno ci impianta su un'attività economica, beh, mi rende qualcosa, rende qualcosa a ognuno di noi, in modo più diretto, non attraverso la tassazione che poi segue meccanismi meno trasparenti di redistribuzione. I punti poi sono questi, ripensare il sistema economico, ripensare il consumo di risorse, riformare il sistema finanziario e sul sistema finanziario si apre forse anche troppo per, per quello che possiamo dirci in questo incontro. Ci vorrebbero stati... cioè poi a volte queste persone che sono economisti e scienziati... Dice, beh, peccate di un ottimismo che vabbè, mi, mi, mi fate quasi. Mi, mi rallegro per voi. Stati più intelligenti. Il modo di formulare così la cosa è pazzesco, però se ci pensate a un fondo di realtà, stati più intelligenti che facciano delle politiche sensate rispetto al contesto in cui viviamo, alla fine significa questo. I governi devono svegliarsi, i governi devono agire, e i governi devono agire. Le condizioni per agire sono poi quelle che dicevamo prima. Qui sono le cinque, le cinque grandi inversioni di rotta per questi punti chiave del sistema in cui intervenire: la povertà, le disuguaglianze, eh, l'emancipazione, l'energia e il cibo. E vedete la, la politica, sono ordinate in un modo in cui, eh, alla base, c'è qualcosa che stiamo già facendo. Eh, per esempio, la tassazione progressiva: quando si parla di disuguaglianza, la tassazione progressiva c'è già fatta male magari, però in teoria nelle nostre nazioni, nelle nostre democrazie c'è una tassazione progressiva. E questo è quello che già abbiamo. E poi vai verso quello che ti porta di più, verso un paradigma diverso, verso una situazione radicalmente diversa. E per esempio al vertice della piramide delle ineguaglianze c'è il dividendo di base universale. Come, come uscirne? Uh, qui i modelli non, non, non sono chiaramente uguali per tutti e mi scuso ancora per la povertà delle mie slide, veramente più, più le guardo e più mi fanno pena. Uh, chiaramente bisogna consentire a chi non è cresciuto finora di crescere, magari adottando modelli che non siano la, la versione perversa dei nostri. A risolvere un livello di disuguaglianza che loro definiscono scioccante nei redditi, oggi, e pongono questa soglia dove il 10% più ricco della popolazione deve guadagnare meno del 40% del reddito nazionale, perché oggi questo non succede, si è oltre questa soglia. Maggior potere alle donne, rivoluzionare l'agricoltura che vuol dire rivoluzionare anche il nostro modo di consumare il cibo. Beh, è, rivoluzionare l'agricoltura è qualcosa dove interveniamo tutti, interveniamo noi co, co, come consumatori, ma intervengono poi anche tutto, tutto il sistema agroindustriale che va dal campo, l'industria di trasformazione, la logistica, il sistema distributivo e poi noi consumatori. E il sistema energetico. E sappiamo benissimo perché su questo non abbiamo bisogno di dirci niente. Earth for All ha fatto, un, ha fatto un sondaggio per capire quanto le persone vogliono il cambiamento. <coughs> È uscito un dato interessante. Fondamentalmente, su un campione di 20.000 persone, fondamentalmente eh, un campione raccolto in tutti i paesi di, di cui vedete le bandierine, per cui da, dall'Europa, l'America Latina, l'America la, Settentrionale, l'Asia... La, e anche l'Africa, un po' in minoranza perché vedo solamente il Sudafrica lì, lì dentro. Um, C'è un dato interessante che è quello riferito all'India. Adesso da qui. La domanda qui era uh, se i governi devono dare priorità al lavoro e al profitto anche se questo va a danno dell'ambiente. Ecco, in India, invece del 25% delle risposte no, in India il 50%, perché, perché evidentemente la, 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 vedono, la vedono in modo un po' diverso. Il 50% è, è a favore di questa cosa. Comunque diciamo che... In questa indagine, un campione, come se ne fanno tante, 20.000 persone raccolte a livello globale, boh, non so neanche se costituiscono un campione significativo, però quello che emerge è un fondamentale eh, interesse, accordo verso la necessità di un cambiamento. Le condizioni ovviamente sono... Sono, sono queste, cioè che, che, che tutto vada verso una, il beneficio dei molti e non dei pochi. Una maggiore uguaglianza è sicuramente lo strumento più efficace che si può trovare per andare verso questa prospettiva di sostenibilità del nostro sistema economico, la possibilità di continuare a vivere in un pianeta che assomiglia a quello in cui viviamo adesso. I punti fondamentali sono, appunto, la creazione di questo sistema di redistribuzione delle risorse, di redistribuzione delle ricchezze, sistema molto trasparente, molto semplice. Uh, maggiore intervento dei governi nelle economie. Questo è un tema importante, ne ha scritto molto bene Mariana Mazzucato nel suo libro Lo Stato Innovatore, che dice: Tante volte noi vediamo delle innovazioni tecnologiche e, e le attribuiamo a delle aziende. Per esempio, tutta, tutta la. la, la... Internet per esempio, la rete, il web, quello non è stato sviluppato da un'azienda, è nato come un'iniziativa un statale, è stato sviluppato all'interno dell'apparato dell militare statunitense e da lì poi c'è chi ha potuto poi approfittare, approfittare di queste tecnologie sviluppate in realtà con le risorse pubbliche, pubbliche con i soldi nostri, di tutti noi e poi c'è chi ci ha fatto su un, un business. Legittimamente, sen senza rubare nulla, però quello che dice la Mazzucato è: certo, però dovrebbe tornarci qualcosa, un po' di più di quelle poche tasse che andiamo a imporre su queste grandi corporation, per esempio, del mondo digitale, che è un tema di discussione anche a livello europeo. E dove poi il timore, il freno è sempre: beh, questi sono venuti a investire qua, se gli alziamo le tasse, se ne vanno, vanno a investire da un'altra parte, e siamo sempre dentro il. Il vecchio ricatto ambiente contro lavoro. Uh, la trasformazione del sistema finanziario internazionale, questo è un tema anche parecchio complesso, uno però degli elementi è nella valutazione del rischio degli investimenti, che è una cosa che frena gli investimenti verso i paesi più... Uh, più in difficoltà dal punto di vista economico è cambiare eh, la valutazione dei fattori di rischio, attenuarla. E questo riguarda le grandi istituzioni internazionali, il Fondo monetario internazionale, per esempio, e, e investire su sistemi che siano palesemente efficienti, non che siano inefficienti. L'inefficienza, come la misura, per esempio, con il livello di produzione di scarti e di, 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 di effetti negativi sull'ambiente siano i reflui di un allevamento o la, la, la quantità, tanto per restare sull'agricoltura, la quantità di fertilizzanti che si vanno a depositare nel terreno e a inquinare le falde acquifere, ecco, quello. Quello, quello è inefficienza. Perché poi quella cosa lì, chi la paga? La paga la società. Quando fai un intervento di bonifica su un, inter, su un terreno contaminato, chi lo paga? Chi ha inquinato? No, interviene lo Stato, con i soldi pubblici. Il sistema, il sistema attuale, per come si è definito, viene definito un capitalismo parassitario che vive soprattutto mentre noi ci ricordiamo un sistema economico in cui il capitalista è l'industriale che produce dei beni. Ecco, non è più così. Non è più così. Qui si vive di rendite, i soldi si producono con i soldi, non con le cose. È questo processo che si chiama di finanziarizzazione del sistema e che ha caratterizzato questi ultimi decenni e che poi è quello che porta alla concentrazione mostruosa delle ricchezze nelle mani di pochi. Il denaro si guadagna con il denaro e con lo spostamento del valore di vari asset, azioni e obbligazioni, agli immobili. Pensateci agli immobili, alla proprietà intellettuale, alle criptovalute e alla manipolazione di queste risorse che domina il processo economico in tutto il mondo, economico e decisionale, influenza anche le politiche, perché la politica è influenzata da dove stanno i soldi. Cos'è l'alternativa? Come si raggiunge invece? Di, di cosa è fatta un'economia che non è quella del capitalismo parassitario? È fatta da alcuni, da alcuni elementi, un'economia che invece di spostare denaro offre alle persone una migliore prospettiva di vita, che è fatta di dignità. Sentir, potersi sentire parte paritaria di un consesso sociale, cioè io faccio parte di questa società, ma non sono. Non sono sfavorito, non sono a margine, non, non, non sono costretto a guardare chi ha tantissimo più di me. So che c'è un livellamento, so che anch'io con quello che ho sono una parte eh, che ha pari dignità degli altri. Eh, in, in un libro che abbiamo pubblicato anni fa, che era Prosperità senza crescita di Tim Jackson, lui parlava di. Quello che era il simbolo della dignità, dell'appartenenza sociale nell'Inghilterra nell dell'Ottocento per le classi operaie era il possesso di una camicia bianca. Una camicia bianca che potevi indossare e automaticamente eri, quantomeno come immagine, eri un membro degno di stare nella società, degno di presentarti in società. La natura. Il fatto che la natura sia si riesca a conservare per le risorse che, che, che dà e che la natura sia a disposizione di tutti e non privatizzata. La connessione, il senso di appartenenza, che le istituzioni siano a servizio del bene comune, lo siano chiaramente, esplicitamente. L'equità e la partecipazione. Cosa vuol dire? Dare un obiettivo diverso all'economia, dare un senso all'economia. A cosa serve l'economia? Dovrebbe servire a questo. Non è un obiettivo condivisibile da tutti. Chiaramente no, non è così, non è così in questo momento. Però la logica che c'è dietro a, questa, a questi punti è proprio diamo un senso, decidiamo a che cosa serve l'economia in cui ci siamo dentro tutti. E il tema dei beni comuni diventa fondamentale, cioè come li gestisci, di chi sono dove vanno a finire i proventi dell'uso dei beni comuni, come si fa a tutelarli in modo che non, non ci sia qualcuno che li utilizza fino ad esaurirli e quindi fino a privarne le, le, le generazioni successive. E come beni comuni non, non sono solo le risorse naturali, sono beni comuni anche quelli creati dall'uomo. Come dicevo prima, la rete Internet è un bene comune, tale va considerato. I beni comuni naturali, l'acqua, la terra, il ciclo dell'acqua, le, 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 le risorse naturali, e i beni comuni sociali, cioè noi, la nostra conoscenza. I dati inseriti sui, so, sui, social, media, sui social media, i dati che ogni giorno, cliccando, accetta i cookies, <ride> regaliamo a qualcuno, sono nostri, sono, sono parte di, siamo, siamo noi. Quindi chi li usa dovrebbe riconoscerci qualcosa. Il Transnational Institute, che è un altro istituto di ricerca, eh, elenca in questo modo i, i criteri che stanno alla base di un'economia del benessere fondata sui beni comuni, che è, è eh, l'esito di quello di cui stiamo parlando, cioè la transizione giusta, come si fa, a cosa deve puntare la transizione giusta, a un'economia del benessere che le risorse materiali o immateriali gestite se, siano gestite collettivamente e democratic democraticamente, che ci siano processi sociali che promuovono e approfondiscono le relazioni di cooperazione, l'idea di una società che è improntata non alla competizione ma alla solidarietà, dove il valore maggiore non è vinco io ma la collaborazione. Una nuova logica di produzione, un nuovo insieme di processi produttivi, che possono anche fare riferimento a quei concetti che abbiamo visto all'inizio. L'economia circolare, per esempio. Certo, sono validissimi da questo punto di vista. È un cambio di paradigma che concepisca i beni comuni in una visione che superi le classiche opposizioni binarie. Mercato Stato, pubblico, privato. Dobbiamo andare oltre. Quello che spesso in tutto questo dibattito. Ci si gira un po' attorno. Che uno dei, dei, dei temi in discussione è proprio la proprietà privata, è proprio la proprietà privata. In qualche modo questo ci può riportare a Marx, ma certamente è un Marx che va totalmente attualizzato e ripensato in un contesto totalmente diverso. L'economia, il capitalismo parassitario è quello di cui, di cui parlavo prima, cioè quello che vive soprattutto di rendita, di rendita finanziaria, di speculazione di speculazione noi a Milano non viviamo bene eh. proviamo a prendere una casa in affitto da quando il trend dei valori immobiliari è impazzito quella è speculazione quella è capitalismo parassitario non faccio niente guadagno ho un bene lì questo è tutto sommato sono, sono, sono cose che abbiamo già visto come fare a, a ridistribuire la le ricchezze, qui si entra un po' più nel dettaglio di come è fatto questo fondo, fondo per, i, per i cittadini. Poi ci sono, e, e qui a questo punto io metto lì solo qualche suggerimento di lettura, qualche, qualche altra idea che ho trovato che mi è sembrata significativa, ed è di nuovo Stefania Barca che pone questo tema della, delle forze di riproduzione, cioè di tutte quelle componenti della società, non solo della società, ma anche delle specie non umane che sono in grado di riprodurre. Noi convenzionalmente immaginiamo, immaginiamo che un elemento determinante nell'economia siano le forze di produzione. Faccio qualcosa, ma ci sono dei soggetti che sono invece capaci naturalmente di riprodurre. Sono elementi della natura, siamo noi nel momento in cui facciamo figli. E e di nuovo qui torniamo al tema del ciò che non è riconosciuto come valore economico. E la, 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 quello che, di, di cui parla Stefania Barca è la necessità, al di là di un linguaggio accademico micidiale. Io purtroppo ho acquistato i diritti di questo libro, poi mi sono reso conto che è quasi illeggibile e quindi boh, non lo so cosa farò. Eh, però le idee che ci sono dentro sono potenti, sono molto potenti è l'idea che bisogna proprio cambiare la focalizzazione e porre l'accento su quei soggetti che nella, nel nostro sistema so, hanno questa capacità di riprodurre perché sono importantissimi sono la base senza di quello e sono in gran parte le risorse naturali e poi in un certo qual modo anche noi Vabbè, qui poi entriamo in, eh, in altri concetti di critica del capitalismo, e, e questi ve li metto solo proprio come documentazione delle idee, delle idee che girano, delle idee più, più, più spinte di critica. Sostanzialmente quello che dice Stefania Barca, che, e, e, ed è quello che, che <coughs> dicono anche Brand e Wissen in un altro modo, parlando di stile, di modo di vita imperiale, che il sistema. <coughs> si regge sul fatto che qualcuno paga, paga pegno. Vite sacrificate, sacrificabili, considerate sacrificabili, luoghi considerati sacrificabili, da devastare perché producono, da devastare in modo, in modo irrimediabile. A me viene in mente sempre un'immagine delle Tar Sands in Canada, le, queste, le sabbie bituminose, da dove si estrae... Mh, Petrolio, ma, ma, con una, ma con una capacità energetica bassissima, ma con un costo ambientale pazzesco, pazzesco, perché poi sono, sono sostanzialmente de, delle grandi cave a cielo aperto, ma che per avere un prodotto significativo consumano una quantità di territorio eh, mostruosa, e poi, una volta che è devastato, è lì, rimane lì. Chi è che paga la, la rigenerazione di quel territorio, con quali, con quali risorse? <coughs> Poi, vabbè, qui siamo nel campo dell'environmental humanities, per cui si parla proprio dell'importanza della narrativa, dell'importanza di saperci raccontare una realtà diversa, e che è possibile una realtà diversa. Questo è il ruolo molto di, di discipline di carattere umanistico, dove si sta facendo mol, molta, molta ricerca in questo, in questo senso. E questo è il concetto di, di, di violenza ambientale. Che cos'è la violenza ambientale? Eh, sono gli effetti a lungo termine del nostro sviluppo. Effetti dell'industrializzazione, del, del, dell del, della costruzione delle grandi infrastrutture, delle attività minerarie, della deforestazione, i, i, le scorie nucleari, il cambiamento climatico. Sono tutte cose che agiscono nel lunghissimo periodo. Ce le teniamo. Ed è un concetto interessante perché, perché è interessante, perché del, del, per, per chi vuole sollecitare una reazione, mettere la questione in questi termini è interessante. Violenza ambientale, non degrado ambientale, violenza ambientale. È violenza sull'ambiente, è violenza sulle, sulle specie umane e non umane. Un fondamento del nostro modo di svilupparsi è che ci siano dei luoghi e delle persone, dei, che la barca li chiama corpi spendibili. Ce ne frega niente che stiano male. Chi, chi lavora nelle miniere di Coltan in Congo, ce ne, ce ne, ce ne frega. Rinunciamo al cellulare. Eh, bah, qui, qui chiudo perché poi rischio di annoiarvi e sono altri, altri indirizzi critici che poi alla fine arrivano sempre al tema della, del, della lotta di classe: fondamentalmente, difendere la virtù del conflitto. Ecco, questo personaggio, qui, per esempio, Paul Magnet, è il presidente del Partito Socialista belga, che mi stupisce che ne esista uno solo, immaginavo ne esistessero due, uno per i Valloni e uno per i Fiamminghi, ne esiste uno, ed è attualmente sindaco di Charleroi, è, 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 è un altro critico del, del capitalismo. Quello che voglio dire è che in questo momento di critica al capitalismo c'è tanta produzione teorica, tanta, tanta, da Pichettin poi si è, si è aperta la diga. Per cui ci sono tanti percorsi di, di approfondimento e tante soluzioni proposte necessarie. Ecco, per esempio a me Magneto non piace molto, non, non mi convince tanto perché poi lui è un politico, un politologo, ma è uno che scrive di qualsiasi roba, anche dell'arte del panificatore. Quindi qualche dubbio me lo lascia. Però mi è sembrato eh, comunque utile tirar fuori il suo elenco di provvedimenti che andrebbero presi a volte sembrano anche un po' semplicistici. Una tassa sulle transazioni finanziarie e sui patrimoni, da quanto se ne parla? La Tobin Tax, da quanto se ne parla? Dele, dei, 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 dei paletti di carattere sociale agli accordi sul commercio internazionale, che spesso provocano dei disastri, togliere i sussidi. E questo è un tema per noi, c'è questo paradosso bellissimo in Italia. Il, il Ministero dell'Ambiente, che adesso ha cambiato nome, non mi ricordo più come si chiama perché lo cambiano ad ogni governo, ha per legge il compito di eh, produrre ogni anno una relazione sui sussidi ambientalmente dannosi. I sussidi sono soldi che il supporto finanziario che informa per esempio di riduzione della tassazione lo Stato dà a determinati settori molti di questi sussidi hanno poi un effetto negativo sull'ambiente perché magari sono sussidi all'uso di combustibili fossili che ne so eh, per i mezzi agricoli però stai sussidiando una fonte energetica inquinante allora il, il Ministero i tecnici funzionari del Ministero diligentemente fanno questo rapporto annualmente ne avete mai sentito parlare voi. Finisce nel cassetto. Perché dice cose scomode. Dice cose di, dovreste andare a toccare determinati interessi, che sono interessi molto forti. Per esempio dell'industria energetica, per esempio del principale contributore di tasse italiano, che è il cane a sei zampe, leni. 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 L'agricoltura è un altro capitolo spettacolare. Di nuovo, noi abbiamo una visione romantica. Pensiamo, ah, beh, però noi facciamo un'agricoltura di qualità, non siamo degli inquinatori, noi abbiamo un sacco di DOP, GP. Cosa vuoi che inquinino quelle produzioni lì? Beh, non è così. Oltretutto, se togliessero i sussidi, la nostra agricoltura uscirebbe dal mercato, semplicemente uscirebbe dal mercato. Noi non ci potremmo più permettere di comprare il buon prodotto italiano, perché se, se avesse il suo vero prezzo, incamerasse nel prezzo gli effetti ambientali, questa si chiama politica di dumping. Noi impediamo. Che sul mercato europeo entrino prodotti a minor costo eh, e magari prodotti anche con meno, meno uh, forse anche meno, me, me, meno impatti ambientali, perché teniamo artificialmente in vita l'agricoltura europea a forza di sussidi nel bilancio della, della comunità. Sì, ho finito, ho finito. Chiudo sull'agricoltura, chiudo sull'agricoltura. Andate a vedere sul bilancio dell'Unione dell Europea quanto pesa l'agricoltura in termini di finanziamenti. Se ha così tanto bisogno di finanziamenti vuol dire che da sola non starebbe in piedi. Basta, mi fermo, mi fermo, perché poi i punti sono, sono anche banali. Io so che abbiamo già sforato forse un po' come orario, però per, eh, sia per correttezza ma anche perché penso sia un, un momento interessante di questi incontri, noi per la terza volta coinvolgiamo e diamo la parola a un eh, rappresentante, diciamo così, della generazione Z che anche nelle due nei due precedenti incontri dopo... Eh, tutto il discorso che, interessantissimo di, dei relatori, però eh, ovviamente c'è anche quello che pensano le nuove generazioni sul tema della transizione ecologica, eh, della sostenibilità ambientale, eccetera. Quindi io lascio questi 15 minuti, 10-15 minuti, vedi tu se vuoi magari un po' ridurre, a David Villarecci. Grazie, allora io già mi sono, ho iniziato a mettere da parte per il conto che tra qualche anno dovremo pagare. E, allora, intanto, grazie all'IRS per avermi concesso questo spazio in questi tre eventi eh, di ripensare al capitalismo. Cercherò di essere, di essere breve nelle idee che volevo, che volevo esporre. E, allora, l'altro giorno, pensando, eh, attingerò ad alcune informazioni che sono state già dette durante, durante questa relazione. E, e mi riallaccerò, anzi fondamentalmente, a una frase che, che prima è stata proiettata, che era quella sul cambiamento. No? I cittadini vogliono il cambiamento, si è parlato molto di volontà eh, dei governi, eh, si parla molto di ciò che dovrebbero fare determinate aziende o che cosa non dovrebbero fare determinate aziende. E poi c'era questa fondamentale volontà del, del cittadino. E i numeri, mi sembra, c'era il 75%, forse... Una cosa del genere, il 75% della popolazione, insomma, di questo campione, diamo per scontato che sia significativo alla fine della nostra argomentazione, era favorevole a questo cambiamento. 75% è un valore alto, è un buon valore il 75%. Però allora, come mai questo cambiamento non c'è, fondamentalmente? Perché un conto è la volontà di un cambiamento, l'altro conto è, sono disposto a fare nella mia individualità ciò che questo cambiamento presuppone io faccia e qui si entra nella meccanica direi al, al tendente a perfezione capitalistica nel senso in mente io ho, ho, ho questo triangolo che, che è capitalismo, consumismo e globalizzazione sono tre aspetti che si autoalimentano eh tra, tra di loro il capitalismo dà il modello che, insomma, come era già stato detto prima, adesso non ha neanche dei, eh, dei, com, dei competitor. Non, non c'è la concorrenza. No? Il capitalismo dovrebbe esserci la concorrenza, ma chi è che non ha la concorrenza? Il capitalismo. Qui è già qua. Eh, no, vabbè, è una battuta questa. Eh, il fattore consumistico è il braciere no? che rende viva questa, questa dinamica e viene sempre più alimentato, la tecnica psicologica che sta dietro al funzionamento del mercato, la pubblicità diventa sempre più affine, si induce, se, punta sempre più sui bisogni, che diventano sempre meno bisogni, sono concetti del bisogno. Mentre in, in un primo momento magari, in cui il capitalismo lanciava la sua, eh, la sua il suo periodo erano stati realmente soddisfatti determinati bisogni che possiamo considerare primari per, per il benessere e per la sopravvivenza dell'essere umano. Adesso questi bisogni, che sono stati ormai, almeno per la parte di mondo che può godere, ovviamente, di questi di questi benefici, sono stati ampiamente soddisfatti, ma vengono sempre reintrodotti nuovi bisogni, che oramai non sono più bisogni. Ma vengono sempre costantemente alimentati perché c'è comunque sempre bisogno di costante flusso di mercato, c'è sempre bisogno di, del consumatore che compra qualcosa. Il terzo punto di questo, di, questa, di questo triangolo è la globalizzazione che fondamentalmente ha permesso al, al fenomeno di raggiungere una, una capacità di, di coinvolgere persone, mercati e flussi di denaro che in, in altri momenti per vari processi storici non era, non era possibile la velocità con cui si raggiungono tutte, tutte queste persone. E quindi questo, questa dinamica qui, alla quale noi siamo, siamo inseriti, il 75% della popolazione dice no, vogliamo cambiare. Però fare dei cambiamenti in questo senso significa essere pronti a... Innanzitutto, rendersi conto di quali siano le dinamiche sociali e di mercato che ci influenzano o meno nei vari passi della nostra quotidianità. Renderci conto di quali siano i reali bisogni che abbiamo e quali siano bisogni indotti, e saper rinunciare consciamente a quei bisogni indotti che fondamentalmente è di cui. Non abbiamo bisogno perché a settembre quando l'azienda di Cupertino, Apple, lancia il nuovo iPhone, ogni anno io ho bisogno di quello nuovo e di quello nuovo e di quello nuovo e poi di quello nuovo e poi di nuovo, e poi di, nuovo di quello nuovo perché è uscita la nuova cosa, perché tutto funziona. Diciamo che eh, anche il fattore della crescita esponenziale a livello tecnologico che sempre, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Se hai un telefono di un anno fa, eh, cosa fai? Ormai è vecchio quel telefono lì. Perché? Perché le applicazioni pesano di più, perché è tutta una dinamica, ma è solamente un esempio da un punto di vista tecnologico per esprimere un concetto che poi si realizza praticamente, praticamente sempre. No? Le aziende cercano sempre un nuovo modo per dire «Ehi, guarda che quello che hai comprato l'altro anno è un prodotto che fa schifo, hai bisogno di un altro prodotto, e lo shampoo, la nuova formula, e il nuovo questo, e il nuovo quell'altro, e il nuovo tessuto, e la nuova cosa» perennemente, 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 siamo sotto ad una dinamica che ci propone qualcosa di nuovo, ce lo vende come un prodotto migliore e ci dice, ehi hey, guarda che tu sarai una persona migliore se avrai il prodotto migliore. Finché non prendiamo consapevolezza che questa dinamica è assolutamente, prima di tutto, falsa, secondo è forzata, terzo, è fatta bene perché va ad insinuarsi in quella dinamica psicologica che fondamentalmente fa parte di tutti noi esseri umani, che è quella situazione che fondamentalmente un po', anzi parecchio, siamo pigri di fare determinate cose. Noi cerchiamo, la storia dell'umanità, il progresso tecnologico è sempre stato in vista di l'uomo deve fare meno sforzo possibile per il raggiungimento del proprio risultato. Mentre una volta se io volevo mangiare, dovevo, aspetta che mi alzo la mattina o la notte, vado, devo andare a cercare la mangiare, adesso lo sforzo è semplicemente scendo di casa dal supermercato, ho gli scaffali, oppure addirittura chiamo e guarda che tra voglio questo, 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 dindon, me lo portano a casa e ce l'ho. Quindi siamo disposti a fare qualche rinuncia da qualche parte? Secondo me, inevitabilmente la risposta deve essere sì, altrimenti ripensare una dinamica capitalistica, se intendiamo ripensarlo, oppure ci sono state ipotesi anche di ribaltamento totale del sistema, ma se vogliamo rispettare questo 75% che dice vogliamo il cambiamento ed effettivamente lo vogliamo, e allora dobbiamo essere disposti a rinunciare a qualcosa. Se non siamo disposti a rinunciare a niente... Come, come lo facciamo questo cambiamento. E quindi fondamentalmente questo, io credo che a parte questa introduzione molto grande, eh, essendo molto giovane, io credo che questo tema della, della battaglia, visto che fondamentalmente eh, userei anche questo termine della battaglia ambientale, eh, è forse il tema della generazione a cui... A cui appartengo è estremamente sentito, ovviamente ci sono idee contrastanti anche all'interno della generazione, come è lecito che sia, ma visto che fondamentalmente è una cosa che interessa più a me rispetto ai miei genitori, perché nel 2050 io Forse ci sarò, nel senso poi il caso, il destino è sempre quello che è, però diciamo statisticamente è probabile che io ci sia, i miei genitori nel 2050 non ci saranno e quindi per quanto il loro amore, l'amore delle generazioni passate voglia tentare di aiutare i propri figli, la propria è, ma fondamentalmente i diretti interessati siamo noi che nel 2050 ci, ci vivremo. E, e quindi per arrivare proprio a conclusione del dell'intervento, volevo fare una, una breve analisi su alcuni fattori anche da un punto di vista mediatico che, eh, che intaccano la consapevolezza ambientale eh, allora due grandi due grandi i due più allora, il più grande movimento secondo me appartenente alla generazione di cui faccio parte è sicuramente è Fridays for Future 2018 Greta Thunberg inizia a scioperare il venerdì eh, il movimento prende un gra grande, grande piede, ci sono enormi manifestazioni centinaia di migliaia di persone scendono, scendono in piazza per le manifestazioni le ripercussioni poi politiche sono scarse, se non uh, sono così a zero o, o meglio, le ripercussioni politiche dovrebbero, si spera siano indirette, nel senso che questo movimento dovrebbe portare ad una, e magari da alcuni punti di vista ha sicuramente portato ad una consapevolezza maggiore dell'individualità, che poi in teoria dovrebbe riflettersi su una, su una dinamica politica e sulla dinamica personale. Quindi le scelte che facciamo tutti i giorni: che cosa mangiamo, che cosa compriamo, con cosa ci vestiamo, devo fare 500 metri a piedi, perché devo prendere la macchina? No? Quindi tutto questo tipo di, di tematiche. Ma eh, volevo affrontare, quindi questo è sicuramente il baluardo di, di, questa, di questo mondo di, di attivismo, ma volevo affrontare un argomento un po' più complesso, ehm, proprio prettamente da un punto di vista mediatico, che è sicuramente, credo, abbiate sentito parlare di un fenomeno abbastanza recente che è ultima generazione. Esattamente, ultima generazione è un aspetto abbastanza controverso ed è per questo che mi interessava parlarne, eh, portando semplicemente un punto di vista riguardo riguardano traanti per chi non sapesse chi siano le persone appartenenti a ultima generazione sono un gruppo di, di ragazzi eh, e ragazze che da non so neanche quando siano nati ma le vicende sono degli ultimi mesi portano tutti sanno tutti sanno sono quelli che imbrattano i muri sono quelli dei dipinti sono quelli delle autostrade ok allora, l'argomento spinoso è questo. Mm, la maggior parte delle persone, premesso per che io personalmente non sono né a favore né contro di questa dinamica, cerco solo di portare un'analisi di, di quello che accade e che i, i media, diciamo, secondo me non riportano. Ehm, faccio il punto, mi sono perso. Ok, sì, arrivo, arrivo. Allora. E um, queste persone di nuova generazione fondamentalmente il messaggio che vogliono dire è guardate che se non facciamo determinate cose il mondo andrà a scatafascio vogliamo che i finanziamenti pubblici non vengano investiti nei combustibili fossili e decidono di farlo portando l'attenzione facendo degli atti che possiamo considerare violenti eh, che creano del disagio, del disagio sociale, del disagio pubblico in determinate cose. Gli aspetti critici, secondo me, sia da chi critica che dalla parte loro sono molteplici. Allora, innanzitutto, da parte di chi critica, l'indignazione è il sentimento prevalente che si suscita, no? questa indignazione perché uno vede deturpato un patrimonio più o meno culturale. Qui c'è il primo aspetto critico, che è eh, quando ci sono dei, bisogna fare dei finanziamenti quando ci sono lezioni, arte e cultura sono sempre all'ultimo posto della, del, cioè, dei fondi. A nessuno frega mai niente, nessuno sa mai nulla. Però appena si tocca un'opera artistica italiana, <ride> ai ai ai, è successo qualcosa? C'è cioè un'appropriazione del, del patrimonio culturale italiano, talvolta anche un po' eccessiva. Perché nel senso cioè, appena si qualcosa, ah no, l'Italia, 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 no, perché poi magari se uno va a vedere non sa neanche che cosa ha imbrattato, che cosa ha fatto, il valore simbolico, il valore artistico di quella dinamica. E quindi qui c'è la critica ad una eh, parte di popolazione che ha un'indignazione fondamentalmente basata su un sentimento molto di pancia, su un sentimento quasi poco, poco lucido. Arriva la critica anche dall'altra parte. La critica che io mi sento di fare a, a una nuova generazione, generazione, è eh, che il loro sbaglio fondamentale è che loro vogliono non lo so, portare l'attenzione mediatica sull'argomento, vogliono e di conseguenza si aspettano che le persone allora sì, dovessero, cioè si debbano informare. È un po' arzigogolato come fenomeno, come fenomeno sociale mediatico, secondo me è un po' troppo forzato, ma di base il grande errore è che la massa, in senso neutro, non ha una visione prospettica. Gli individui, nella nostra individualità, possiamo avere una visione prospettica a lungo periodo, ma la massa, come abbiamo visto, si rivela sempre nelle elezioni politiche, non ha mai una visione di prospettiva. E di conseguenza loro secondo me stanno tentando di ottenere una visione di prospettiva di massa con una forzatura eccessiva per, ripetiamo, per la massa, perché poi nella, ogni persona fa le proprie valutazioni, però il fenomeno secondo me è, è un po' forzato, perché loro dicono, loro alla base fanno anche un ragionamento di questo tipo. Ma chi se ne frega del di non lo so, del, di Van Gogh se tra 70 anni è tutto sparito? Ma chi se ne frega di alziamola ancora di più? Chi se ne frega di, della Gioconda se tra 100 anni non ci siamo più? Chi se ne quando bloccano le strade chi se ne frega di te che arrivi mezz'ora in ritardo al lavoro perché ti devi pagare la TV a rate, anche la rateizzazione, è altro grande problema del, del sistema? Se poi tra cent'anni non ci siamo più? No, ah, ci saremo ancora se quel 70%. Si è... Però la, la percezione è questa, quindi da un certo punto di vista, se uno guarda la prospettiva, c'è una linearità di pensiero, c'è una linearità. Il fatto è che, a mio parere, il metodo comunicativo eh, diventa complesso da far, eh, da, da far percepire, perché l'effetto che si ottiene è questa indignazione giusta, non giusta. Eh. Non importa fondamentalmente se è una cosa giusta o non giusta, se ottieni un effetto, eh, in, indipendentemente da come, da come lo ottieni, ah, fai le tue, trai le tue conclusioni. E quindi era solamente per: eh, è un, po un argomento complessissimo, nel senso potremmo dibatterne, dibatterne a lungo. Era giusto per dare un'apertura un e. Magari un, un nuovo punto di vista, nuovo, cioè non, non mi arrogo il fatto di, di, di darlo nuovo, ma un punto di vista che soli... non ho sentito parlando di, di questa cosa. Di solito è a ah, questi imbrattano tutto, bla bla bla. Tra l'altro, a Padova l'altro giorno sono stati criminalità organizzata, adesso e. E quindi nel senso ci sono, questo è un altro grande problema del governo attuale che si basa tutto su c'è un rave, abbiamo la crisi dei rave, eh, decreto anti rave, ci sono questi che fanno, eh, abbiamo un'emergenza dei giovani che fanno, allora facciamo la cosa. Vabbè questa è un critica al governo attuale le cui modalità sono molto populiste da questo punto di vista. Ehm... E quindi niente, era solo per, per dare una cosa. Però se qualcuno ha qualche opinione al riguardo, mi farebbe piacere sentirle. Pre. Non so se serve un microfono, perché forse adesso ho imparato che a casa non sentono. Esatto. Sì, funziona. Allora, due domande al volo. Una, eh beh, innanzitutto, eh, la mia prima domanda è eh, cosa vedi nel caso tuo specifico, scusa, stiamo del tuo? Eh, oltre Ultima Generazione, Rebellion Generation, è, mm, la, la Thunberg. Allora, la Thunberg, a mio avviso, è, ormai è scaduta. cioè, nella sua ripetitività, del venerdì ha creato un percorso noioso. Mm, scusate il termine, cioè, ormai è, è un classico: il venerdì faremo festa, perché questo viene tradotto. Eh, rebellion Generation sono troppo masochisti, nel senso che si fanno mettere in prigione pacificamente, non hanno nulla. Io non critico Ultima Generazione personalmente. Prima di tutto ribadisco che non rovinano nulla: imbrattano e tra imbrattare e rovinare. A... Ma io mi chiedo, specialmente a questo governo che. Ha preso voi giovani se fate robe del genere dieci anni di prigione, no? che insomma mi sembra corretto. E nessuno criminalizza tutti quelli politici per prima che non stanno facendo nulla. Cioè, abbiamo due pesi e due misure che sono veramente inefficienti. Comunque a parte questo, come pensi? vedendo te come giovane, ma eh, di poter avere una forza che prenda anche gli altri? Cioè, voi giovani dovete protestare. Ovviamente, perché siete la parte lesa, ma dovete riuscire a coinvolgere ma una massa maggiore. Eh, noi, nel 69, da studenti abbiamo fatto. Io parlo di Porto Marghera per fare un esempio di Mestre: eh, studenti e lavoratori su punti comuni e quindi creavi una massa. Qui, purtroppo, stiamo ancora parlando di due livelli che non si parlano. Non si parlano, noi siamo nel nostro egoismo. E sì, va bene, anzi, ci rompete l'anima che ci bloccate per andare tardi al teatro, e va bene, amen. Ecco, questa è un po' la considerazione. Manca un po' questo, a mio avviso. Grazie. Eh, allora, per, per andare in ordine, eh, sì, chiaro, può essere che il fenomeno Greta Tunger adesso non sia più così mediaticamente al centro. Ma io ritengo tutti questi, questi gruppi concettualmente, come, come si diceva prima, il Ministero dell'Ambiente, cioè quasi non dovrebbero, concettualmente, non dovrebbero neanche esserci degli attivismi, no? dei gruppi di attivismo per, per l'ambiente, perché è un problema che non dovrebbe essere politico. In, in senso astratto, però è politicizzato per la situazione che stiamo vivendo, per il sistema nel quale viviamo. Ma dovrebbe essere un argomento comune e condiviso da tutti, senza neanche bisogno che qualcuno ce lo ricordi. Così dovrebbe essere. Di conseguenza, eh... e, e, e quindi sì. Il, il, movimento, il movimento di Greta ha sicuramente fatto molto, molto scalpore all'inizio, adesso è in una fase un po' più di, di tranquillità, anche se forse il, il suo principale obiettivo è quello di rendere le persone consapevoli e poi di lasciarle vivere nel, nella loro quotidianità rispettando, o quantomeno cercando di rispettare, di rispettare quelle scelte. Arriveranno altri sicuramente, ci saranno più o meno più o meno gruppi io credo che insomma ce ne saranno se ne parlerà se ne parlerà ancora a lungo e sicuramente se ne parlerà ancora a lungo finché appunto questo secondo punto di eh, intergenerazionalità irrisolta non verrà finalmente scardinato è brutto fondamentalmente mi sento di dire che è una questione prettamente economica cioè è denaro, è dove sta il denaro? Perché prima abbiamo parlato del cane a sei, a sei zampe che si spoglia, si mette la camicia verde e si chiama Plenitude, no? il nuovo salvatore del, dell'ambiente, ma finché, finché la politica rimane soggiogata a determinate questioni, questioni economiche... ma Basta pensare agli Stati Uniti d'America, cioè i finanziamenti alle campagne, campagne elettorali, come funzionano? Chi ha del denaro e ha degli interessi politici di un certo tipo, nei limiti della legalità, anche se poi bisognerebbe anche capire che cosa intendiamo, nei limiti della legalità fanno dei finanziamenti immensi perché le campagne elettorali costano tantissimo le presidenziali e dicono ok no io ti finanzo la campagna elettorale ma io sono il colosso della fruit company o io sono il colosso della eh, dell'estrazione di combustibile fossile e, e, e quando tu diventi presidente degli Stati Uniti d'America cosa fai vai a dire fai campagna contro il combustibile fossile vai campagna contro il, il sistema agroalimentare no perché tu sei diventato presidente con quel denaro e quindi nel senso è, è brutto dirlo però fondamentalmente è questo per fare campagna elettorale per la, la politica gira attorno alle grandi ai grandi flussi economici quindi sicuramente c'è una parte di eh, nel senso se, se io e lei volessimo fare un partito rivoluzionario con idee perfette, ma non abbiamo neanche una lira per eh, manco comprare una penna per far firmare alla gente le, la lista, eh, non si va. Cioè, eh, questo sistema qui impone che per arrivare anche al vertice politico devi avere del denaro, ci deve essere del denaro e se non ce l'hai tu, quel denaro te lo fornisce qualcuno e quel qualcuno vuole qualcosa indietro. E quindi forse è lì che sta, cioè l'unico modo forse è l'unico modo diciamo così non violento, perché uno in astratto può anche concepire una rivoluzione armata violenta, anche se per le condizioni attuali è abbastanza complesso però nel senso la storia i grandi cambiamenti di sistema si sono sempre più o meno evoluti in questo modo nella storia ed ecco perché la consapevolezza individuale forse è una delle uniche strade che può portare a un ribaltamento grande di questo sistema perché se una grande parte dei consumatori inizia a fare delle scelte responsabili tutti i giorni e mantiene quella scelta forse a un certo punto non ci saranno poi così tanti introiti da una parte o dall'altra e forse si potrà, si potrà iniziare a scardinare lentamente il sistema. Però è una cosa che bisogna fare insieme, inter intergenerazionali perché comunque attualmente, per ancora un po' di tempo, la gran parte dell'economia è in mano alle persone che hanno più o meno la, la vostra età o comunque, diciamo, dai 40 ai 70 anni, questa è la fascia d'età che detiene il potere economico, e in quanto detentore di potere economico, detiene il controllo delle cose. Io, che ho quattro lire in croce, che faccio di qua e di là, eh, quale, quale flusso economico posso controllare all'interno della mia individualità? Le scelte che fai. Questa è sicuramente. Questo è sicuramente un altro problema, io ce l'ho sempre. Concordo, concordo, concordo. Questo è un altro problema che... adesso sì, c'è diritto e costituzione, una cosa del genere. Ma no, concordo, concordo, ma sicuramente sì. L'istruzione è fondamentale in questa fase di cambiamento. Se, se questi temi vengono trattati anche all'interno delle scuole in maniera intelligente, pensata, non influenzata, stimolano il dibattito e, la, e il confronto? Chiaro, chiaro. Ma perché ormai tutto è diventato politico, qualsiasi cosa. Ma, però forse anche tutto è politico. Nel senso ogni cosa. Anche sì, è sempre stato così. Oh. chiudiamo. Ringrazio, okay, ringrazio grazie. David. Sì, vai. Monito. <ride> grazie Davide, grazie a tutti. Io volevo chiudere con un'ulteriore. Sollecitazione, forse anche ricetta semplice, ma. Adesso buona parte del nostro pubblico, che in genere è anche molto femminile e molto di età, età di mezzo, eh, se n'è un po' andato. E invece la mia sottolineatura voleva essere proprio un po' su quella. Beh, il piacere è anche che questi tre incontri siano stati veramente un pochino più di altri intergenerazionali come dibattito e, e come interventi. Però da, da 73enne e da, e da donna, ehm, a me è piaciuto molto che il fattore donna sia venuto fuori veramente tutte le tre volte in maniera, in maniera fortissima. E allora cosa possiamo fare però? Ecco, ricetta nel nostro piccolo per cambiare la mentalità, per, per cambiare l'economia, per... Ecco, io sono sempre più convinta, più avanti, dal 68 a cui avevo 18 anni adesso, che... Il, la potenza delle donne di far esplodere le, le contraddizioni possa essere veramente la, la chiave di volta, soprattutto anche, anche adesso, anche le, le donne che godono come noi di un certo benessere, denunciare, lottare per la sostenibilità dell'economia, denunciando l'insostenibilità della vita delle nostre famiglie, perché anche le famiglie che possono permettersi, veramente il ruolo delle donne è insostenibile dal punto di vista economico o se non altro dal punto di vista psicologico, dal punto di vista della gestione dei tempi, no? E parlo alle giovani donne, e cui adesso da un mese a questa parte anche più gli si dice quasi in maniera criminalizzandole, dovete far figli, dovete far figli, se no andiamo tutti quanti in malora, a quelle di mezza età che. Si ritrovano come suocere o come madre a portare avanti la famiglia, i piccoli e gli anziani, ma questo vale per tutti indistintamente, non solo per chi può permettersi magari anche agli altri aiuti. Quindi c'è proprio una insostenibilità psicologica su cui io credo dobbiamo puntare per scardinare e dire che questo sistema non ci va bene. E quindi questo è un nostro piccolo, se vogliamo. Ma ruolo di, di donne de, del cambiamento che credo sia veramente una chiave importante non so, la dico anche in maniera moralistica, ma è la chiave forse anche più giusta che non quella che mi parlano delle disuguaglianze del mondo vabbè sì, disuguaglianze del mondo, ma una volta che me l'hanno detto lo trovo di nuovo come un peso moralistico che, che, non, mi, che non mi dà nessuna, nessuna ricetta no? mentre partire da dalla sostenibilità o insostenibilità della nostra vita quotidiana, ed esplicitarla queste cose, lo dico qua in un ambiente che anche delle radici cattoliche non vogliono dire che è amore familiare, che è solidarietà, no, non è, è adattarsi a delle situazioni che se scoppiassero sarebbe meglio. Cioè, alla mia età, 18 anni, io facevo baruffa in famiglia, adesso non si fa baruffa. Ho giovani che hanno fatto baruffa con i propri genitori e che si trovano a dover fare due figli. Eh, di nuovo, d'amore, d'accordo tutti quanti insieme perché la suocera ti serve, perché il, il suocero anche. Cioè, mh, sono cattiva se dico queste cose, mi pare di no. Quindi, fare lo storytelling di noi stessi è forse l'unico modo per, per scardinare qualcosa. Dico male, professori? Ecco. Quindi diamoci un, compito, diamoci un compito rivoluzionario, dicendo facciamo le conferenze, ma poi dalle conferenze struca-struca ne, ne, ne traiamo anche delle cose che vogliamo anche pubblicizzare, perché Pordenone è tipico in questo scondi-scondi. Lo è stato tipico, lo è dal punto di vista grosso, di scondere le proprietà, come abbiamo fatto il nostro benessere. Ma adesso abbiamo la stessa mentalità di nascondere le, le, le difficoltà quotidiane, che sono intergenerazionali, donne, nelle donne sono veramente intergenerazionali, sono anche interclassiste, perché, no? Dico male che sono interclassiste, è vero che è chiaro che. Che, che, chi, chi sta benissimo, vabbè si prende la babysitter, si prende la badante, si prende... però non è mica neanche tanto vero neanche quello, perché i ritmi delle donne, che tu abbia solito, che non abbia, sono veramente al limite de, de, della gestione dei ritmi quotidiani, no? che è quella società lì, chiamiamolo capitalista, con il loro nome, che non, non ne avremo delle altre, però facciamo, capiamo cos'è e... Vediamo come cambiarla. Il rethinking non voleva dire, qualcuno ci ha detto, oh, ma che roba rivoluzionaria, ma che titolo, Laura, ti sei messo, siete diventati tutti comunisti, tutti... Oh, <ride> Pensiamo a noi stessi, a che stile di vita vogliamo. Visto che possiamo, siamo nati nel posto giusto, siamo anche in un paese e anche in una cittadina ricca come la nostra, siamo in tempo per non lasciare agli altri decisamente il peggio. Ma anche per vivere meglio noi, no? Viveremo fino a 90. <ride> Io voglio vivere meglio, voglio vivere con degli altri ritmi. Voglio che le ragazze giovani intorno a me vivano un pochettino meglio, più, più sereni, con rapporti più umani, non ritmi stressanti. Scusatemi, prof, sono stata moralista. <ride> e grazie, e grazie davvero. E alle prossime occasioni. padre della popolazione eh? è la metà la...